Amici di Billiard Channel, sperando di fare cosa gradita a tutti gli appassionati, anche stasera vi teniamo compagnia. All'ora di cena, e lo facciamo con una finalissima di lusso, quella della categoria dei nazionali. In regia Fabian Hartl, Tom Ruban alle soggettive, e con me un leggermente dimesso Nicola Biondi. Buonasera a tutti gli amici di Billiard Channel. Gianluca, che bella finale, eh? E soprattutto, ma dove vuole arrivare questo signore qua? Questo Achille Mignolo. Allora, la finale innanzitutto secondo me è sotto una stella che si chiama Nestor Gomez, perché questo signore che avete appena visto inquadrato, Achille Mignolo, è stato un allievo di Nestor Gomez, invece colui che vedete all'acchito è il figliolo ormai grande di Nestor Gomez, che diventerà papà tra poco, però da lassù sicuramente papà nene, o papà come lo chiama Camilo, starà guardando questa, che e sarà per lui sicuramente un'emozione enorme. Sicuramente tutti e due hanno qualcosa da chiedere. Achille Mignolo vuole vincere il suo primo titolo importante, lui che ha vinto tanto ma nelle categorie juniores, sia campione italiano che campione europeo, mentre Camilo Gomez è alla ricerca della conquista del suo quarto titolo italiano, due volte in coppia con suo papà, una volta a coppie tutti doppi, una volta vice campione italiano sempre a coppie tutti doppi in tre anni consecutivi, campione italiano nell'anno in cui fece secondo ai tutti doppi al Palavela di Torino, e vice campione italiano di prima categoria in finale con Nicola Sgroi. Quindi un giocatore abituato a vincere. Entrambi hanno acquisito di diritto l'accesso alla categoria dei professionisti, addirittura Mignolo è in finalissima nei nazionali, come vi abbiamo detto, e in semifinale addirittura nella categoria dei nazionali professionisti. Domani alle 14.05 giocherà la semifinale contro Andrea Quarta. Insomma, ci sono San Vincent peggiori di questo. Sì. E anche qui Nene, guardando dall'alto, sicuramente sarà soddisfatto, perché praticamente Paolo Marcolin sono tre suoi allievi e uno anche suo figlio, quindi sicuramente vale la pena ricordare questo immenso giocatore e maestro. Partito bene come al solito Mignolo, che alla prima occasione ha realizzato subito il filotto. Ce la ripropone il replay il nostro regista Fabian con la solita qualità. Si aiuta con il rastrello. Arbitro dell'incontro il signor Angelo Tigri siciliano Doc, è ormai uno degli arbitri di esperienza di questo circuito. Ok, è ufficiale, devo imparare a usare il rastrello, socio. Non riesce ad aprire la biglia gialla verso il castello Gomez, ma posiziona la biglia di Mignolo attaccata alla sponda corta. Invece l'arbitro dedicato al segnapunti è il signor Franco Lettorale, pugliese, tanto per non far mancare un pezzettino di Puglia in ogni dove. Ci sentite un po' con il fiatone, perché abbiamo visto con tanto piacere gli atleti paralimpici che abbiamo accompagnato anche per un pezzettino di strada in San Vincent, nel corso di San Vincent. Entreranno in gioco domani, se non sbaglio, dopo sì, domani. Sì, siamo venuti un po' in affanno perché tra la salita e la discesa eravamo leggermente in ritardo. Ed eccone uno, romano, non ricordo adesso. Bucchi, ecco. Che è un allievo di una mia allieva, penso. Ha giocato tanto con Cristina Fiori.
15-4 il parziale. L'occasione adesso ce l'ha Gomez per accorciare le distanze da Achille Mignolo, e butta giù tutto il castello Gomez. 12 punti aveva confidato sul fatto di impattare anche il pallino da 3. Era difficile in questo caso rispettarlo. Lui, suo malgrado, ci è riuscito a rispettarlo, però propone un'altra conclusione frontale subito a Mignolo. Ha messo la freccia Gomez, ma 7 punti per Mignolo, che si riporta subito avanti. Vediamo il termine corsa delle biglie, è molto fortunato per Mignolo, perché forse trova una steola, o perlomeno Gomez vede solo la parte destra della biglia. Sto vedendo questo, mi ricorda per forza un'estate ad Amantea da Tonino Strano. Giocavamo io e Achille Mignolo contro Camilo Gomez e suo papà. Un Camilo Gomez, allora una splendida seconda categoria. Chi? 2011. È stato 2011. Seconda fino al 2012, sì. Camilo Gomez. Mignolo faceva già questa quantità di birilli, eh? Ti posso garantire che Achille... Ma lo conosco, eh. Ah beh, era il momento, cioè, che si allenava anche con Matteo. Era ancora prima categoria, cioè anche giocato. Infatti gli ho detto a Mignolo: spero di non giocare più con te, almeno rimango imbattuto. Eh sì, perché gli hai sempre vinto a Mignolo, vero? L'ultima volta in modo eccezionale, ricordo a Sanremo gli giocaste una partita. Altri tempi, non era questo Mignolo, non comunque. Ma tu non eri questo Nicola, eh? Cioè eri cattivo socio, eh. Avevi la garra. Pallino da 3, sì. 25-20 il parziale, ostacolato dalla presenza del pallino. Vediamo Gomez se decide di giocare lo stesso il giro senza effetto ad andare avanti. Qui deve rimanere drittissimo. Era difficile mantenere la direzione voluta. Hanno una cosa comune entrambi, nelle ultime due prove hanno perso una finale con Andrea Quarta, eh. Insomma, perdere una finale con Andrea Quarta dandogliela dura, c'è di peggio. Mignolo tira fuori questa steccata, vediamo se riesce ad arrivare anche di forza. Sarà un po' timida probabilmente. No, sai, più che altro anche facendo il rosso, forse per tornare in difesa avrebbe dovuto fare gli stretti, sì. Marcando il rosso doveva per forza ritornare dentro al castello per difendere. Filotta di incrociare per Gomez. Vediamo se lo gioca di seconda a incandelare da sotto, che è la cosa migliore in questa diagonale. Di prima riesce a scambiare lo stesso. Bravissimo, è riuscito ad addormentare la battente con un po' più di effetto. Chiaramente si è preso un solo passaggio sui birilli. 31-28, bella conclusione da parte di Gomez, che riesce a attaccare e a difendere molto bene. Nello stesso modo Garuffa per Mignolo. Sullo stretto, buona la forza. Biglie condotta in difesa e stesso tiro anche per Camilo Gomez. Tra l'altro tra poco nascerà un Nestor Osvaldo, sì. Che sarà il figlio di Gomez, figlio di Camilo, e la compagna giorno. Che purtroppo non mi ricordo come si chiami, e però sicuramente è in tribuna a seguire le sorti del marito. La bricola per Mignolo sullo stretto, secondo me non c'è stato un contatto pulito tra le biglie. Antonia Valeria D'Ambrosio, la compagna di la compagna, la moglie, perché sono sposati, di Camilo Gomez. Qui Gomez parte un leggero effetto sulla destra, sì. Se vediamo la conclusione al replay, Fabian,
dall'alto è meglio, sì, ragazzi. Lo possiamo apprezzare. Proprio questo piccolo movimento che ha fatto verso destra ha infisciato, vedete? Ma lo puntava, comunque. No, ma comunque gliel'ha scaricato. Gliel'ha scaricato di più. Fai lo slow motion proprio sull'ultima battuta. Poi ha girato verso destra. Sì, sì, ma un poi po'... è rientrato verso il centro, ma quando ha battuto nell'impatto, sì. Sì. Buon per lui che Mignolo non ha approfittato a pieno della conseguente raddrizzata. Realizzato due punti con un'ottima difesa. Costringe al 4 a mod di 5. Ce l'ha? Sì, sì. Sì, ce l'ha. Non deve ricavare. Ma sembrerebbe. Allora, vediamo cosa vede a pelo di mirillo. Vede il 12, arriva dal. Che 13, vede. Allora, non proprio il 12. Sì, arriva dal 36. Deve scavare bene, eh. Sì, vabbè, ma l'allarga con la forza. Rischia addirittura allargo, infatti. Aumentando la forza, la palla si allarga soprattutto dalla terza alla quarta sponda, cioè chiude nella prima traiettoria, ma quando impatta la terza sponda tende ad aprire. È una situazione che avviene soprattutto sui panni nuovi. Qui si vede della forza della corta, Gianluca? Io darei la forza della corta. Qua difficile tornare in difesa, soprattutto avendo ha battuto Birilli sul largo del castello. 8 punti, 41-30. Però c'è quel pallino che obbliga Gomez. Lui è andato a vedere se il pallino ostacolava la raddrizzata, anche se fosse di terza lì la raddrizzata. Di calcio. Sì, perché dovrebbe battere oltre il 15, potrebbe anche passare, ma la dovrebbe giocare a incandelare dal centro, diventa complicata. Meglio così. Giustamente si prende una buona conclusione di calcio. Gomez realizza 4 punti di due sponde con poco effetto. 34-41 per Achille Mignolo. Si riduce il vantaggio del campione calabrese. Al limite questo scatolino, infatti, va di sponda palla Mignolo per essere sicuro di allontanare le biglie e fargli cambiare quadrati. Una bella uscita da parte di Achille. Passaggio difensivo per Gomez, che è andato a vedere la posizione del pallino, in che tipo di forza potrebbe aiutarlo. No, ci mette sotto la stecca Gomez per il giro, tutto biliardo. Si è capito che deve fare un qualcosa per rimanere alla ruota di Mignolo. Questo è difficile davvero, eh. E qui se non gli corre incontro il pallino, ma guarda in parte, perché costringe Mignolo alla no, ci sta anche come ponticello, penso. Ci sta, insomma, un po' noia gliela dà. Pensavo meglio, ti dico la verità. Ha giocato la grossa, mamma mia, che steccata, se gliela dà. No, come ha fatto a non dargliela? Da come era partita, guarda, avrei scommesso che secondo me ci aveva fatto la bocca anche lui. Sì, non ha battuto proprio nel centro per incandelare, però. Pensavo che continuasse a andare in progressione. 45-37 a favore del Cosentino. Una buona uscita di Gomez da sotto il castello, ha forzato al punto giusto la garuffa e ha calcolato anche molto bene la risposta della sponda lunga, che sicuramente a quella forza era molto più accentuata. Buona sullo stretto, apre le biglie rispettando il castello molto sullo stretto, quindi avversaria che si sposta nella zona del 20 come uscita della bricolla. Vediamo se Gomez qui sceglie senza effetto o di tutto effetto, ma credo che sceglierà una conclusione a portare giù le biglie. Sì, sul pieno della palla avversaria.
e invece sta sul tiro, centra il rosso perfettamente e scende in parallelo con entrambe le biglie. Bravissimo Gomez, 45-43, gran bel match, combattuto, giocato molto bene da entrambi. Sì. Abbiamo incontrato Camillo e Valeria sulla salita per andare prima al ristorante e gli ho detto: ma è bello, gioca bene al biliardo, ma l'avrà un difetto. Fa: come fa a averla mio marito? Mi ha detto proprio le parole di una donna non innamorata, oltre. Che bella coppia adesso. Camilo ha passati 30 anni? No, non ancora. No, credo di sì. Mi sembra sia un 91 Camilo. Non di tanto, non l'ha passato di tanto. I controlli dell'anagrafica, Fabian, quanti anni ha Gomez? Mi sembra 91. Ha 91 anni? 91. Grande socio. Ti ho un po' cantaggiato su queste cose qua. Eccolo lì il cannibale, sorridente a vedere il match e a studiare il suo avversario, perché sarà proprio Achille Mignolo l'avversario che dovrà affrontare domani. Prende rimpallo Mignolo. Tutto sommato, guarda, poteva andare peggissimo. Sì. Proprio il superlativo di peggio, bravo, hai detto giusto. Peggissimo l'ho coniato. Tra l'altro non ha neanche la bricolla, è lì. Il pallino ostacola proprio tutto, l'unica cosa che può non ostacolare è... ma che lo striscio, insomma, non è che gli ci si passi tanto lontano, eh? È qui che giocheresti? Io il pelo. Vuoi giocare il pelo, anche se prendi grosso vieni dritto al 20 con la tua, al 20, al 15 con la tua e le pareggi. L'unica cosa è non rimanere che pareggi, che ti può tirare addosso al pallino. Non mi viene in mente, passerebbe anche lo striscio, strisce 4, però è un sogno. Infatti ti ho detto, stare sullo stretto dello striscio sì, ma alla fine dai. Ma questo, se la prendi così di pelo è un po' timida questa qua, se avesse preso più grosso. Secondo me non è una forza eccezionale qua che ha tirato Camilo. Ma sai, sono difficili su questi panni, sono difficili questi tiri, eh. Rimanere fregato è un volo. Buon per Camilo che Achille aveva solo la possibilità del pallino da 3 e forse non ha difeso. Andiamo dalla telecamera, esatto. Non ha difeso. Giro per Gomez ad andare avanti, tardato di 5 punti. Giro risulta stretto, vediamo se riesce a guadagnare il centro, sembrerebbe proprio di sì. Garuffa per Mignolo. Abbiamo visto giocare questo tiro benissimo in tutta la stagione a Mignolo, eh? Mi piace come l'affronta. Vedi, gli dà una diagonale a uscire nella zona del 10 a farla cadere verso la testa dei birilli. Mi piace troppo come la gioca. Vedi, con questa presa l'importante è non pagare la bricolla, perché lì se fai il tiro rimani proprio malissimo, cioè l'avversario... Sì, viene sempre dalla diagonale del fisso. Sì. E quindi aumenta un fisso appena stretto, quello che ti dà proprio la possibilità di spostarti in zona o neutro, comunque nella mezzeria del tavolo. Non è impossibile mai da lavorare sto trasponde di calcio. Vediamo Camilo, sembra leggermente sul largo, e prende proprio la porzione peggiore Camilo, che vuota, quella, sì. Non ti fa marcare punti e non ti fa neanche trovare una difesa Camilo, eccellente. Tra l'altro si è anche molto sveltito nel gioco, eh? Era filino la
questa lunga non è Achille, se non la prendi, ah beh, se la prendi da rosso di misura va bene. Se la prendi da rosso sì, è giusto. Questa gli è rimasta nella stecca. Questa fa male. Questa fa male perché prima di tutto porta Mignolo a 54, quindi ha solo i 6 punti dalla chiusura, ma più che altro costringe Camilo ad un'uscita quasi impossibile di 4 forse. Ma se, se passa 4 di mezzo effetto, no, di tutto lì di mezzo effetto non c'è, no, da di tutto effetto non ce l'ha Gianluca, perché deve battere a 10, prende via, porta via pallino, no, può considera battere... che allunga Gianlu, sì, vabbè, se aggancia qualcosa secondo me può, però già così, guarda, io adesso eccola Valeria, eccola sì, lì, eccola lì, una splendida Valeria che sta seguendo le sorti del, del marito Camilo. Sì, no, ma leva il pallino di 4 adesso a guardarla. Anche di qua non è bellissima, eh? È già nota di merito averla presa. Mi è passato tanto lontano dal pallino, eh? Che a tirare questo. Nestor Osvaldo Junior sta già seguendo le gesta del papà dall'interno. È di 5 mesi Valerio. Due punti per Mignolo. Andiamo la forza. Che si porta a 56. Dovrebbe vedere la biglia, in tutta. Vediamo con la con lo Strator quanta porzione vede, si arriva a vederla anche piena per lo sfaccio. Faccio siamo al limite, ma secondo me vede anche lo sfaccio. Mandare lo Strator, eccolo qua. Secondo me vede anche lo sfaccio. Lascialo pure, vediamo che linea fa la palla. Fondamentale capire il termine corsa, dove arriva la bianca. Se la bianca si attacca a sponda è meglio per Gomez. 8 punti, 51-56. Sì, con un po' di fortuna. Io non penso che Camilo abbia giocato la sventaglina, no, da lì. No, ha giocato lunga lunga. Però, 100. Guarda, è una casistica. Cioè, anche se hai l'attrezzo in ordine in quelle diagonali lì, se giochi per l'incandelata e ti parte, quindi un'incandelata, una palla sostenuta di grossa 3,5, ti parte un po' molle, puoi fino a quella diagonale lì ottenere ancora la la sventaglino con Pirillo del Castello. Qui è un po' invogliato Mignolo da questo pallino da 4, secondo me. Beh, lì è grosso, eh. A meno che non vai largo, dovresti arrivare o strettissimo o larghissimo, dietro non gli dovresti girare. Ma secondo te lo tira di carambola oppure lo tira su mezza palla interna a girare? Cioè a farsi buono anche la traiettoria della, della bianca di giro? Bah, di raddoppio. Di raddoppio, scusami. Secondo me è troppo angolata quella bianca lì. È un po' troppo nell'angolo, sì. Andiamo a battere qualcosa da davanti, di raddrizzata probabilmente. Ma non è convinto. Secondo me lui sta cercando una soluzione che allo stesso tempo possa garantirgli il pallino da 4. Non è convinto nemmeno lui. Ma angolo. Era un volo far due. Ma attenzione quanto corre la gialla. Buon per Mignolo che va quasi guarda, oltre la metà. Sì. Attraversino. O tira il travezzino. Il travezzino però non ha niente da perdere, dici, ma lo tiri a 600 ora. Vabbè. Vai a 100.000 all'ora sul pallino, eh. Soluzioni per chiudere il giro, ma deve fare 10. Il pallino non gioca sul giro. Allora, di sfaccio non ce la fa. No, gioca il giro ad andare avanti.
Beh, l'angolo ci potrebbe essere un angolo se si appoggia sulla corta con la sua, la possibilità c'è secondo me. Infatti vedi, taglia leggermente a destra, a sinistra, scusa. Così. Sembra viaggiare molto bene. Vediamo quanto realizza Gomez. 4 punti. Rimane in difesa E Camilo. comunque se li deve fare, Mignolo, cioè. A volte si dà per scontato, anche se a uno gli manca due, di fare il tiro, ma in chiusura, sai, tutto è da guadagnare. Nel frattempo si è messo a 55 Gomez. Mignolo, mi è capitato il tiro che secondo me ha giocato meglio in tutta la stagione. Sì, Vediamo no, se una gli mezza porta garuffetta. fortuna. E gli porta fortuna. Sì, Lo fa. Per chiude. i capelli preso questo ultimo birillo che mancava a Mignolo per aggiudicarsi il primo set 1-0. Achille Mignolo, pubblicità per noi. Alla Chito è andato Achille Mignolo. Valeria sta parlando con una signora, giustamente tesa per le sorti del marito, ma la partita è lunga. 4 su 7 ai 60 punti. Ecco, un po' più di fortuna, con un pizzico di fortuna in più, Gomez questo primo set se lo poteva portare anche a Sì, casa, perché eh. con la raddrizzata di Achille non è che mi abbia convinto più di tanto. Giro per Achille. 6 punti. Qui secondo me è rimasto più corto che lungo, perché aveva anche l'opportunità di dare proprio la forza del pallino. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. È proprio da lì che sul panno nuovo quasi si arriva all'acchito del pallino con Non riesco a l'ingaruffata. capire se la gioca di seconda, di terza o di sventagliena. Alla steccata di sventagliena. Sventagliena. Era roba dura la sventagliena, da lì comunque non era banale. Ah sì, perché caratteristica di Gomez è di puntare tanto sotto e con tanto effetto. Poi chiaramente poi lo capisci dalla steccata Sì. che modo l'ha tirata. In punteria si capisce male. Bella, delicatissima. 3 birilli per Mignolo. Però penso ci sia la fessura, eh? La fessura per le due. Dici no? Ma la vedo tanto stretta quella gialla, io ti dico la verità. No, più che altro non c'è proprio il passaggio in mezzo alle biglie, socio. No, e allora, vedi, allora siamo No, ingannati. se la deve guadagnare questa, perché deve girare No, quasi ma subito, per non me deve dallo girare dopo. Strator ne prendeva Sì, una. ma non è, guarda che Bravo. Ma rischi qua sì. questo, il fatto è che rischi questo. Se ti scivola via e non ti aggrappa l'angolo, poi fai pallino da 3, è già andata bene che è rimasta più alta la Guarda, gialla della lo bianca. dico dopo il tiro di Camilo, se non era corretto, te lo giuro, ho fatto il giuro di non tirarlo mai più quel tiro là. Perché tutte le volte mi succede così, e quando vedo che c'è scivolamento e cerco l'altro lato, prendo lo stretto al contrario e pago traversino. A 9 birilli mi posso ancora convincere, ma a 5 ho fatto il giuro. Giro di scambio per Gomez. Porterà sulla lunga probabilmente, esatto. Qui è rimasto stupito anche Camilo, anche a me sembrava più bella. Caratteristica, ormai abbiamo visti un po' di questo tiro di conclusioni, vanno interpretate ancora più stretti di quel che si crede.
intanto una macchina. Questo tipo di conclusione, sì, quando Achille, va, quando va male la prende la proprio a memoria. E qui Camilo comunque la possibilità ce l'ha, è in una diagonale abbastanza bella per quadrare anche in difesa. Qui rischia soltanto se prende la fila di prima e non passa di sventaglina, di seconda può fare i centri. La prende, lo sapeva Camilo, si è tutelato sulla grossa. Guarda già sulla palla grossa dov'è la palla battente. Vedi come ha. Come era già. Aveva già battuto lunga lunga e stava attraversando. Lui ma qui ha dato poco effetto perché ho visto la gialla praticamente piatta. La bianca praticamente già piatta. Ci sta, Nico. Una presa di palla, sai, a tutto biliardo quando salta. Lo capisce anche poco quale può essere la relazione. Sicuramente è stato nella parte corretta di tolleranza del tiro. Se giochi dalla grossa lì per non perdere il controllo, devi piuttosto sbagliare così e ottieni comunque la difesa. Non devi eccedere nella forza, chiaramente. Quello di biglia scappare per Gomez. Ottima giocata da parte di Camilo. Sì. Anzi, togliamo l'ottimo e sostituiamolo in perfetto. Perfetto, sì. Sì, lì si sta proprio sul graffio, stanno attento a prendere perfetto, palla. Se volete sapere come è la rinuncia così di questo tiro, è in questo modo. Sì, non si può fare tanto di meglio. Poi la garuffa qua comunque è complessissima perché è difficile da tagliare, infatti arriva da una diagonale di mezzo taglio Achille. Ancora Achille. Perfetto Achille, un cronometrino su queste palle. Guarda, si toglie tante volte dai guai con questo tipo di conclusione. A tutte le altezze, sia attaccata alla corta, sia con la mano sì, sul sì, panno. Lo interpreta proprio bene. Proprio bravo, bravo, bravo su questo. Migliorato in un modo spaventoso, Achille. E qui cerca di arrivarla dalla lunga. È un'intercetta troppo grossa, Camilo. Stacca la biglia gialla dalla sponda lunga. La soluzione migliore sarebbe stata di sponda, però il rischio di non prenderla con la palla attaccata, no, è anche il rischio di bere quasi, no? No, rischio di bere no perché tagli, ma la sai, di sponda la contraria va direttamente verso il pallino e la tua schizza via. E ha tradito un po' tutti questo traversino di seconda, però tradisce. Ben giocato di tre corse in controllo. Buona esecuzione. Tradisce anche Mignolo questo scivolamento abbastanza accentuato delle sponde lunghe sul traversino. Difficile vedere un traversino a incandelare di seconda. E qui appoggio per Camilo Gomez. Questa corta non è. È un errore di svariati centimetri qua per Gomez. Qua l'antica c'è Gianluca. A ritornare indietro i colpettini. Mi sembra bella, perché sì, ha tanto spazio di manovra, la deve chiudere, dal momento che la deve chiudere può tornare nell'angolo e tornare anche a pallino da tre forse. Sceglie per l'angolo invece. L'angolo, a battere la lunga, a ritornare nell'angolo opposto. È bravo, anche qua Achille, capolavoro di Mignolo, mamma. E tra l'altro mette il pallino sulla garuffa. Perfetto Mignolo. Probabilmente non ti danno tempo di analizzare tutte le soluzioni, ragazzi, andate più piano. Ecco, loro non avrebbero bisogno del timer decisamente. Questa è brutta da salvare, Gianluca. Sì, all'ingresso massimo per cercare di fare cambio biglia, ma
Giustamente si prende qualche secondo in più Gomez, perché adesso sta valutando. Guarda, ti dirò che una delle valutazioni di Gomez potrebbe essere anche una candela per il pallino da tre, a entrare tantissimo, oppure se si vede pezzo ci tira, perché può prendere pallina. Ah, sì, è vero. Ah, guarda, allora ne vedeva tanta, pensavo non vedesse questa entrata, no. Piccolo ritocco, abbastanza fortunato per Gomez, ma un premio al coraggio. Sì, e qui ancora una volta la camera ci ha fregati, perché se c'era questa velocità c'era tutto, nel senso, io voglio un misuratore elettronico di quanto staccano. Ci sta che Bianchi ce lo faccia. Sì, tra l'altro abbiamo anche una sorpresa tra poco, Sì. E adesso il problema ce l'ha Achille, che gioco forza dovrà parabolare, non fosse altro per allontanare le biglie. Lui nel processo di allontanamento decide anche di prendersi 4 punti. Passare in mezzo al castello con la via di Gomez, eh? Problemino, ripassa Gomez. Qua era un volo fare questo, eh. Perché anche se stimi di passare, l'istinto ti porta quel goccio in là. Buona comunque l'uscita di Camilo, un po' rischiosa, perché se ti parte male l'effetto rischi di filare dentro a bere. Beh, lo sentirete appena il personaggio attivo mentre era urlando. Lo diciamo? No. Quindi sorpresa. Tanto vediamo se ricava l'arca. Il giro. Per un niente Mignolo non ricava questo giro rovescio. Ciascio, però ho detto larga appena uscita la mia. Guarda, io ti dirò che credevo prendesse quel filino di rimpallo. Sono stato zitto fino in fondo, perché era messa. C'è ripassato tanto lontana dalla battente. Sì, il rimpallo che te la butta nei birilli. Quando prendi quel rimpallino lì, chiedi scusa, ma un'esplosione di gioia infinita. Gioia incredibile, sì. Comunque non ha difeso giro per Gomez, l'ha giocato proprio così com'era. Sì, per il pallino evidentemente si è fatto anche un'idea che sullo strettissimo, spostandosi in angolo, poteva addirittura arrivare a pallino. Sì, qua i birilli Camilo non li ha neanche guardati, perché non era il caso di scombinare. No, anche perché ha tardato 17:30, se prende un'altra esezione diventa brutto poi questo set. C'est bon. Beh, Gomez a destro. Ci vuole la scala. Vabbè, lui è uno scaleino, Sì, Importa proprio la scala, quella. Qui mi sa che dietro la schiena Gomez. Dietro la schiena. Allora si fa buono il pallino di 3. Gioca il 3 largo e non rischia niente. Se passa per i birilli tanto meglio. Chiede il rastrello, a maggior ragione qui. No, solo con lo stesso. Ma qua sono quasi d'accordo, perché almeno la pizzichi di sicuro, non rischi di fare carrozza. Con lo steccone non arrivandoci è quasi naturale dargli la steccata pizzicata che stacca le biglie, no? Devo fare ancora un po' di studio, Gianluca, per eh,
Cambia ancora una volta idea Gomez, dopo aver provato chiaramente che... Quindi va dietro la schiena se va con la sua. L'ultima alternativa che non ha ancora provato è il mancino. Dietro la schiena. È passato nel mezzo. Come ho detto che era bello, gioca bene a biliardo e anche atletico. Sì, eh? Sì. Camilo non ha un filo di grasso neanche nel prosciutto, secondo me. Micidiale. Insomma. Partita roba peggiore, di solito. Che dici? Sì. Velocità della biglia sul panno al contatto 360.000 km/h. Belli questo, quando ti parte così questo colpo qua è veramente bello. Garuffa per Gomez. Marcia. Qui una presa di biglia infelice. Ed eccola qua. La conclusione che stava aspettando Mignolo e soprattutto la conclusione che sperava di non lasciare Gomez, che ha tardato di 13 punti. Mignolo rimane sul 2. Vediamo se si apre in terza e si apre abbastanza bene in terza. 8 punti in totale per Mignolo. E adesso Gomez, costretto praticamente alla raddrizzata e attardato. Vero che il pallino sullo stretto può costituire bersaglio, ma anche vero che c'è una parte di vuoto abbastanza ampia nel mezzo. E lui ha bisogno di realizzare qualcosa. Infatti ne realizza solo due Gomez. Tanto siete già al secondo set, 1800 dispositivi collegati, vi ringraziamo perché di seguirci in questa prima serata di venerdì, nel primo giorno di luglio. Luglio, mese eccezionale dell'anno, in cui 42 anni fa... nacque il mio socio. Candela per Gomez, sembra sia rimasto un po' sotto misura Gianluca. E al mio socio appena nato gli dissero vai e commenta il biliardo, eh? E soprattutto contesta a prescindere il tuo socio. Ma gli vogliamo bene lo stesso. Ma chi c'è? Ma chi c'è? Sento dei rumori stranissimi. Ma chi c'è con noi? Ce la fa? Ti sentiamo, Mirko. E ci manchi tantissimo. Buonasera. Ce la fai a mandarci anche il video? Eccolo lì Mirko Bianchi, mandiamo. Eccolo. Ciao Mirko. Dove sei Mirko? Anche il mio compagno di viaggio, siamo a Romagnini. Siete arrivati? Sì, stamattina siamo arrivati. Quanti chilometri avete fatto in una decina di giorni? 6.000. Quanti? 6.000 ha detto. 6.000? 6.000. Sì. Io faccio fatica. Io faccio fatica a fare Milano-Roma in una bracciata sola. No, noi l'abbiamo fatto in molto, però siamo stati molto fortunati. Avete dato un tempo eccellente.
Ma a che ora è lì, Mirko, adesso? Siamo un'ora avanti qua in Finlandia, quindi sono le 9.45. Ah, e è pieno giorno praticamente. C'è un po' di problema. Vai Mirko, dillo. Con questa luce che vedete non tramonta mai. Sole. Perché siamo al circolo polare artico in maniche corte, perché ci sono 30 gradi. Ah. Il riscaldamento globale si fa sentire anche lì, purtroppo. Mirko, è il tuo posto ideale, uno stacanovista come te in un posto dove non tramonta mai il sole può lavorare H24 praticamente. Bravo. Sì, si sono sciolti anche i pinguini probabilmente. C'è un po' di problema di collegamento, non sentiamo l'audio di Mirko Bianchi. C'è il ritardo, mi sento in ritardo. Comunque la sorpresa era questa. Sì, nel paese di Babbo Natale il nostro Mirko Bianchi non è qua con noi, ma sicuramente a fare un qualcosa bellissimo. Eccolo di nuovo. Ci sei, Mirko? Io ci sono, io vi sento. Non sentiamo l'audio. One moment. Eccoci, perfetto. Stai lì. Ok. Mirko, prima che vada via il collegamento, la missione da Babbo Natale l'hai già completata o la dovete ancora completare? No, domani mattina consegniamo le letterine a Babbo Natale. Stamattina siamo arrivati, ci siamo presentati e domani mattina alle 8:30 italiane, 9:30 mentre orario finnico, e faremo una videochiamata con tutti i bambini del centro oncologico di Brescia, in modo tale che gli consegniamo le loro letterine, Babbo Natale leggerà le loro letterine, alcune le abbiamo tradotte in inglese e loro lo vedranno e lo possono salutare, quindi diamo un po' una sferzata di allegria e speranza a questi bambini. Una roba meravigliosa. Siete i numeri uno, ragazzi, grazie per quello che fate. Davvero, è una cosa fantastica. Ti voglio bene, Mirko. Grande. Ti aspettiamo al mondiale, Mirko. Tutto bene, ragazzi, si stanno comportando alla grande. Un grande San Vincent. Manchi solo tu, ma sei un assente giustificato. Va bene, grazie. Ciao, Mirko, buon aspettiamo lavoro, tue notizie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. 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 È una cosa veramente bella quella che ha fatto e stanno facendo Mirko Bianchi e Luca per i bambini, non solo per il centro oncologico di Brescia, ma per i bambini di tutto il mondo. Eh sì, davvero un'iniziativa che poteva pensare solo Mirko insieme. Sì. Insieme al suo amico Luca. Assomiglia, quando è pettinato come lui, come Clark Kent, assomiglia un po' a Superman Bianchi, ma effettivamente in alcune cose ha dimostrato davvero di esserlo. Lui che tra l'altro tra poco tornerà ad essere papà, e quindi proprio a giorni, ormai sì, non manca tantissimo. Torna a pelo. non gli manca tanto. Aspettiamo, vedremo se ci manderà da qua alla fine della nostra avventura di San Vincent. Qualche altra notizia, torniamo sul biliardo televisivo dove Achille Mignolo è avanti 49-31, questa finalissima del campionato italiano dei nazionali. Passo doble. Sì, per il pallino da tre la prende troppo scarsa. Però era un tiro che diciamo aveva una buona relazione di forza, non ti dico a tutte le prese, ma quasi. Da mezza palla in su, quasi. Mezza forse era un filino poca, socio, però sì, appena più grossa di mezza. Sì. Allora, guarda, ci ha mandato un messaggio Mirko e io lo copio e incolla sulla diretta. E appena abbiamo un po' di tempo facciamo una donazione. Sì, assolutamente. Sul sito www.altremente.it, ma poi vi daremo... Lo copio e lo incollo nei commenti. Visto che siete, quindi ricordate tanti, di visitare il sito www.altremete.it dove possono trovare modi per donare anche una piccola
cifra di 5 o 10 euro. Quindi vi ho copia e incollato il messaggio di Mirko nella diretta. Sì, penso che si possa fare con carta di credito o anche carta prepagata. Noi lo faremo al termine di questa diretta, quindi fatelo anche voi. Intanto vuole, non si vuole sbloccare questa parte finale di secondo set. Brutta proporzione. Brutta soprattutto se sei a 31. Certo. Tu se l'avessi presa da Biriti forse sarebbe rimasto di fisso. Secondo me, l'ha già presa bene. Perché di fisso, socio? Se la prendi più scarsa la sua entra più nel centro del tavolo, no? Mica tempo, no. La presa grossa non è arrivata ancora alla lunga. Dici, se la piglia più scarsa qualcosa si sposta di più. Intanto Mignolo, qualcosa sposta Mignolo. Cosa ha tirato fuori Achille, che colpitore. Qualcosa sposta. Un esempio tutti i birilli che sono sul filotto. Se arriva chiude. No, non ha sbrillato Gianluca. 10 punti e 49. Se lui avesse sbrillato. Non chiude, ma ci va parecchio vicino. Mamma mia. Ma tra l'altro ci va anche quel birillo? Ci va anche il birillo e scacco matto. Ci deve arrivare di 6 a mo' di 7 se vede lo spicchiettino dalla lunga. No? Sì. Anche 17 a mo' di 19. Di 6 a mo' di 7 c'è? Sì, sì, assolutamente. Che comodo. Sta tirando quello perché non c'è altre strade. Non è che... purtroppo era un'impresa impossibile. Infatti con poco rammarico, giustamente. Sì, non è che lo tirava preoccupato. No. 2-0 per Achille Mignolo, pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. This championship is being played. Cosa stavo pensando, socio? Che siamo seduti comodi, siamo a San Vincent, no? E poi saremo in tanti altri bei posti, a Calangianus, in giro per l'Italia. No, ma che bello, a veder battere così davanti, a veder giocare bene al biliardo, mi viene sempre più voglia di smettere. No, la voglia intanto tanto comincia a farne anche di calcio sul primo tiro di entrata di risposta all'acchito di Gomez. Chissà Andrea se è ancora in tribuna. Andrea Quarte dice: ma speriamo che li consumi tutti oggi. Che l'aveva messo in difficoltà in finale Andrea Quarta, poi se l'è un po' complicata Achille. E mettere in difficoltà Andrea Quarta non è facile. Una bella risposta di Camia. Una bella uscita davvero di Camilo. Dicevo, non di smettere, che ti viene voglia di smettere, ma poi ti danno ancora più la voglia di migliorarti. E qui la presa insieme, attenzione alla gialla, se sviluppa effetto. No, non ne aveva più di tanto, quindi buone notizie per Mignolo.
sarebbe potuto finire rovinosamente a bere. Intanto ci scrive un messaggio Bigliardo Piccino in cui dice: finalmente vediamo il viso di Mirko, me l'ero immaginato molto diverso. È bello Mirko, eh? No, Mirko oltre a intelligente è anche bello. Sì, ce le ha proprio tutte. Eh sì. E giovane. Ricco non si può dire per la privacy. Qua è quello che ha fatto la giornata o quello? No, no, no. Quello... qua. Ci scrive anche il nostro utente che dice: Mignolo in versione quarta da manicomio. Vedi? Ha interpretato il tuo pensiero, Gianluca. Quarta, secondo me, proprio sonni tranquilli. Non ne deve dormire perché è un Mignolo in piena luce. Sì. Ringraziamo tra l'altro anche chi scrive sul canale i commenti, chiaramente i commenti se sono dei complimenti o delle considerazioni positive le accettiamo di buon grado, così come accettiamo anche di buon grado le critiche qualora esse siano costruttive, un po' meno di buon grado, e meno male non ne abbiamo più viste, accettiamo invece i messaggi, posso dire, un po' stupidini, quelli soprattutto fini a se stessi. Sì. No, le critiche, guardate, se avete delle critiche costruttive, noi viviamo di critiche per poter migliorare, parlo dei soci, e migliorare l'organizzazione, le trasmissioni. Quindi comunque grazie davvero per essere in tanti anche a scriverci. Tanto Mignolo ha confezionato un altro bel traversino che lo porta anche in questo terzo set a quota 20 contro i due di Camilo Gomez. Diciamo che il vantaggio di Mignolo, intanto vediamo Billiard Channel. Eccolo sì, lì. Quello viene riproposto il messaggio che ho scritto io, appunto, del visitare il sito altremete.it, dove si può trovare il modo di donare 5-10 euro all'associazione che segue i bambini dell'ospedale oncologico di Brescia, che si chiama ABE se non sbaglio. Sì. Giusto, dicevo che lo score di Mignolo è generato da un duomo di tre iniziale di 8 punti e poi da un traversino da 10 essenzialmente. Intanto bravissimo Camilo, che realizza 10 punti. Peccato che stacca un po' troppo da sponda la biglia cialla di Mignolo, gli propone subito una raddrizzata che magari affidata a un altro giocatore poteva essere una forma difensiva, affidata invece a Mignolo che è in piena luce. Si tratta di un'altra opportunità per il calabrese. Mamma mia che voglia di vincere Camino. L'hai visto, si è impostato, ha avuto la forza di ritirarsi su. E qui stava decidendo se giocare di seconda a incandelare, quindi tiro che non prevedeva la messa, piuttosto che di sventagliina. Ha scelto per questa seconda ipotesi, ha squarciato un po' il castello, due punti, ma la forza di tre passate costringe Gomez a un'esecuzione con la palla sotto sponda, e anche Camilo non potrà esimersi dall'esecuzione forte, dove potrebbe levare anche il pallino con la palla battente dopo l'impatto con la lunga di sinistra per far spazio all'incandelata dell'altra. Non la leva per un niente. 4 punti comunque di qualità, non era semplice. È tutt'altro che semplice, anche perché partiva da sottosponda. Ora Gomez non ha problemi di impostazione sottosponda essendo molto alto. Sì. Però certamente la scomodità c'era, e come. E qui penso che Achille non potrà esimersi nel tirare addosso a questo pallino a forza controllata, cercando di mantenere la battente il più possibile vicino all'angolo o comunque vicino alla sponda. E questa non è un caso, è una delle possibili figure
la cosa sicuramente pregevole di questa esecuzione è il controllo della, della palla battente. Qua anche Gomez credo che brutta anche la rinuncia qua, Gianluca. Anche perché addosso al pallino la vedo, è sullo stretto, la vedo dura con una palla così attaccata a riuscire a, a picchiare sul pallino. Che la rinuncia tutti riesce a scappare via con la bianca esternamente. Sì, di là. Il pallino potrebbe anche aiutare, eh? Sì, nei sogni un angolo stretto con la gialla, ma sì, più che angolo un appoggio della gialla alla lunga. Sì, invece la parte di destra. Allora era staccata la palla. Perché se si è staccata così facile vuol dire che era... Sì, era abbastanza staccata, sì. E qua Gomez che parla tra sé e sé per richiamare la concentrazione, la determinazione. Bricolla di Mignolo. Che va in apertura e costringe al volo adesso Gomez. Sono difese. Queste fanno male. Che fanno male, sì. Difficili da realizzare all'italiana, perché chiaramente il Castello offre meno garanzia difensiva, ma che fanno ancora più male perché poi è difficile uscirne. Ma poi giocate poi adesso da Gomez con pressione, perché sa se lascia un'altra conclusione frontale a Mignolo potrebbe scappargli definitivamente. Vediamo se riesce a quadrare in difesa, ma mi sa di no. Corre tanto la bianca e poco la gialla. E gira mano sul panno per Mignolo. Questo pallino che può aiutarlo anche sulla copertura della garuffa. Lo tiene basso di forza a cercare la difesa diagonale Mignolo. È sempre 8 sul Castello, appoggiata la sua alla lunga. È un super Mignolo, c'è poco da fare. Sì, adesso non puoi dirgli veramente niente, eh. Certo che Camilo nelle ultime due finali, questa e quella di Salerno, poteva anche pescare meglio. Sai, in finale non si pesca, in finale chiaramente arrivano i migliori. E lui fa parte di loro, perché sennò non era qua. Che questo preso negli occhi, poco pagato, solo 2 punti, ottimo controllo. Piccoli segnali uno dietro l'altro che... fanno presagire una gran bella giornata per Achille Mignolo. Qualora comunque Camilo dovesse perdere, rimarrebbe lo stesso una stagione da incorniciare. Ah, sì. Vediamo come si muovono le biglie. A proposito di segnali, questo è un altro segnale abbastanza evidente, eh. Questo qua più che un segnale, la stella cometa. Però obiettivamente, se si crede al detto, la fortuna va da chi gioca meglio. Senza che Camilo abbia poi tanto da recriminarsi, però obiettivamente sta giocando meglio Achille. Guarda, ti stavo per dire, manca solo l'impatto col pallino da 3 per concedergli un altro raddoppio. E poi, a posto. E poi siamo a posto. Oh, tratti umani da parte di Mignolo, eh. Però comunque concepita bene. Però senza concedere niente, ancora a Gomez. Mignolo e Cibocchi devono aver mangiato nello stesso ristorante, perché vedo che gli spinaci hanno mangiato. Mi sa di sì. Vabbè, dai, questa diciamo che meglio così.
Infatti, guarda, intanto che abbiamo alle spalle il nostro Luca Lambro, adesso glielo dico appena ritorniamo in sala, mi deve dare una mano. Invece di farmi manutenzione alla stecca, prendiamo quella splendida sega circolare che abbiamo nello stanzino e la taglio in quattro, in modo tale che sono sicuro che non si possa rincollare. La stecca? Sì, e mi compro un microfono nuovo, bello. Con delle cuffie un po' più larghe, eh? E qui il mignolo rimane sotto misura per questo sfaccio. Che bellino che sei, Luca. Pensa che io lo vedo tutti i giorni, Lambo. Rimasto corto, ma l'effetto lo può dare solo a destra, se glielo può dare. Non riesco a capire, no, sul pallino lo può fare il 4 a buttarla, sì, gialla nell'angolo di destra. Tira lo sfaccio, ma no. Secondo me lo guarda, lo guarda. Questo birillo dà fastidio. Si fa quel, aiuto Nico, comincia a essere stanco, si fa quel pallino lì, sì, di contro, sì. Sì. No, se passa, mamma mia, Camilo. Che peccato. Peccato, solo peccato, 4. Non premiato. Questa è una palla da manicomio. Bravo. Ha giocato di colpo in testa sotto. No, di colpo in testa per avvisarla e rallentarla. Ha richiamato, ha fatto 4. Dandogli tanta rotazione, sì, sì. Si ammazza. Facciela vedere al replay dall'alto, Fabian. Si è richiamato e poi ha fatto il pallino da 4. Si vede, proprio la classica figura del cucchiaio questo. Ha fatto carambola, ha fatto risponde. Sì. Se la guarda fino in fondo Achille. Magari l'ha tirata anche un po'. Occasione per Gomez. Questa è importantissima. Comunque sempre mano sul legno Gomez. Mi sono capitate, ma sempre lunghe, sempre mano sul legno. Questa è giocata bene, steccata, dai. Molto bene. Potrebbe scrivere un libro qui, a colloquio con me stesso. Ed è una cosa importante farlo, cioè, il parlarsi per cercare di capire quello, no, che sta anche di sostenerti, perché di sostenere. Lì sei da solo, eh. Mentre nelle partite in coppia magari hai un socio con cui parlare chiaramente senza disturbare l'avversario. Lì sei con un amico, che un amico a cui vuoi molto bene, che sei te stesso, però. E qui primo vero errore di Mignolo, imperativo la puntata stretta, comunque aveva paura che slittasse tanto, quindi imperativo per Camilo fargli pagare questo errore e mettere la freccia. Sì, anche perché è una delle poche volte che gli capita un'occasione del genere con la mano panno. Sul panno. Realizza il filotto, peccato che non trovi l'impatto col pallino da 4, perché avrebbe arrestato la corsa della sua biglia e oltretutto gli avrebbe fatto realizzare 4 punti in più, però rimane lo stesso una buona conclusione sfruttata appieno da parte di Gomez. 10 punti, 39-38, ci crede e ci prova l'italo argentino. Si ha già dato ampia dimostrazione Camilo che il carattere non è cosa che gli difetta.
È venuta voglia di tirare il girone, ma secondo me non c'è nemmeno quel girone lì, Nico. Questa sfila via. Dici, sì. Lì bisogna diminuirla tanto di forza, quando va, quando va smezzata così. Altra occasione per Gomez. Decide di giocare giro e 4, mi sembra, tagliando tanto a sinistra. Sì. Stretto. Ma ce l'aveva già due. Sì. Sì, sì. Secondo me, come guarda, l'ha fatta stretta e ha corso così tanto, secondo me ce l'ha, ma praticamente senza effetto. Allora, che l'effetto ti riporta verso la palla, no, no, soprattutto no, proprio perché l'effetto chiude quella traiettoria, che è un effetto che fa girare positiva, sì, l'altra palla. Invece tu hai bisogno, nascendo stretto, che la palla giri con l'effetto di garuffa, in modo tale che si allarga durante il credo che Achille giocherà solo la bianca. Vediamo, ci vedi altro? Ah, guarda, questa qua è la diagonale di traversino. Andiamo lo strato. Sì, ce l'ha, dai. Appena montargli addosso, ma ce l'ha di misura. Fa leggermente larga, sì. Realizza 4 punti. Se adesso io ho disegnato quella di un biliardo, diciamo, stabile, questo magari scivola ancora un pochino. Poi dopo aveva questa opportunità di blindare la posizione della sua biglia con la posizione del pallino, che adesso è posizionato sulle 3, sulle 5, è obbligo ad andare di parabola a cercarla dalla lunga. Gomez ne deve prendere, questa è delicatissima, che deve girare tanto e deve tirare piano, quindi la deve puntare tanto fuori. Il colpo è bello, bravo Camilo, bravissimo. La partenza... Questo è un super capolavoro di Gomez. Super capolavoro di Gomez. Se gli è partita perfetta, ne ha presa un pelo che era la porzione di cui necessitava. 5 sponde per Mignolo. Si allunga, non mi pare. Sì, è nata corta e corta è rimasta. Strada del giro è libera, mi sembra. La strada del giro è occupata. Diagonale di giro. Lascia 17, sì. Ma sono un po' più larghe. Un po' più larga. Se ci fosse il taglio positivo sarebbe 20-15. Col taglio positivo, se la palla girasse verso sinistra, sarebbe questa la diagonale del giro, ma siccome gira verso dall'altra parte, chiaramente si allarga. Si esce pallino, allora. Vedi? Così va fuori largo per forza se gli passa davanti. Quindi significa... C'è passato tanto lontano dal pallino. Quanto poteva battere senza... No, Nico, non era tutto quello che poteva fare. C'è passato... C'era a vedere al replay? Io penso sia passato a un foglio di carta. Pensavo addirittura, quando ho visto la seconda, che lo toccasse. Sì, è proprio a passargli vicino poteva guadagnare un punto e mezzo. Sì, che invece di fare due puoi riscolare il quattro, ma proprio per... Sì, sì, anche perché due l'ha preso proprio per i capelli. Secondo me ha già fatto una cosa bella, Sì, secondo me ha giocato molto più il pallino da 4 che il giro. Ecco. Ho detto una cosa intelligente. Hai detto una cosa intelligente, come spesso ti accade. Grazie socio. Ma ci mancherebbe, lo sai che in queste cose pento dalle tue labbra.
Che brutta persona che sei. Ma tu dici davvero che, qualcuno ci ha creduto che mi sono impermalosito? No. Sì, no, anche non perché... voglio credere. Anche perché lo sei. Se io dico, stavo dicendo, guardate che è uno scherzo e poi mi dai del permaloso. Dei due il permaloso sei tu, faccio no, no, assolutamente no. Concentriamoci su questo finale di sette che... Steolo. Vediamo se anche lui... Certo, ci voleva il cane lupo a passare dietro di lì, Vediamo se Achille qua ha il coraggio di giocargli la contro Steola così. Mandalo strato. Chiaramente la bianca nell'ideale potrebbe fare una roba di questo tipo. O anche più scarsa. Grazie, anche corta. Dai. Fammi felice, Achille. L'avevi disegnata male, Sosh. Che non l'ha fatta la Steola e ha seguito la linea della gialla. Quindi potevi essere più preciso, Sosh. Ma mi ci vuoi mandare? Mi ci vuoi mandare in diretta? Assolutamente. Vediamo se rientra subito. Non per rientra un niente. Più. Per un niente. Non ce n'è più. E qui? Ma qui... Se prende la fila gli può far 15, Ho capito, ma dici la tira? Ora. Roba dura. Ora io gli voglio bene a Mignolo, ma se faceva questa si poteva chiudere, Si dava il titolo ad onore. Tuo. Quest'altro che astronave ci voleva. Ma io sono abituato a Garini, quindi quelle strette lì non mi stupiscono più. Enzo te le fa anche quando sono appiccicate. No. Striscio di misura o ci tira? Dici? Striscio di misura appoggiarsi al 7-8. Ma allungandolo così si allarga, sta palla qua. Gli avresti dato questa forza? Ma non lo so. Io forse perché quello lì è uno striscio che mi ha inculcato Caria, che non avevo ancora l'età della ragione, a batterlo, a passare il castello. Aumenti sicuramente la probabilità di marcare. Fai anche una difesa. Ci mette sotto la stecca Mignolo, rimpalla più volte. Errore da parte di Mignolo, rimane di fisso. Attenzione. Possibilità... nitida per Gomez. Achille a 49. Qua poteva andare un po' fuori giri. Sì. È andato un po' fuori giri, poteva anche aspettare con un tiro di sfaccio un'occasione migliore di questa, È un piccolo regalo da parte di Mignolo, che si è fidato oltremodo delle sue qualità di colpitura. Sei due esecuzioni. E si è portato avanti anche se di soli due punti in zona chiusura, 51-49, a favore di Gomez. Vediamo se Mignolo andrà a cercare questo pallino da tre. E questo ha cercato, ma penso che l'abbia giocato di calcio e l'abbia presa di prima.
Ma secondo me l'incontro ha giocato di prima e l'ha presa di calcio. Forse è sbagliato a dirlo. Cosa ho detto? L'ha giocato. Sì, ho detto al contrario, scusa. Sì. Sì, sì, scusa. Anche perché di calcio non, proprio non aveva senso oltre. Sì, no, volendo ti si addrizza anche un tiro di. Sì, ma... E Gomez. Tanto Gomez, vediamo questo gancio. 6 punti. Punti va un volo dalla chiusura. Se finisce a favore di Camilo, avrà da che rammaricarsi un pochino in questo finale di set a kill. Eccolo qui, forse il set ball. È troppo presto, sai che vede la buca, si vede un goccio di corta, manda pure lo strato Fabian, sì. dalla diagonale un attimo, che almeno vediamo quello che ma non la può rischiare, dai, questa va mirata dentro. Questa secondo me la puoi mirare dove vuoi, ma o lui sta pensando che riesce a farla uscire, ma facendola allargare tanto, quasi per un pallino da tre. No, come fa a arrivare a pallino? No, pallino da tre, per dire, viene fuori poi un angolo di seconda. Sì. Ma poi mi sa che cambia idea. No, sì, lo sta tirando. Sta tirando passaggio, dai. L'unica cosa è brutto perché se vai nella zona qua del pallino, che ti puoi mettere a sfaccio e pallino da 4 se non la fai correttamente. Ma l'hai vista prima? Ah, Camilo, troppo effetto. E qua c'è il rischio davvero che gliela bruci questa palla. È quello, perché poi dopo se non glielo dai ha paura di venire giù dritto nel mezzo. Se gliene dai troppo, poi ci arrivi dalla lunga e ritorni nel mezzo. Sai che è difficile ponderarlo quell'effetto lì, è proprio una sensazione che ti viene lì. Per questo che lui, siccome aveva visto che era difficile questo passaggio, Mignolo leva il pallino, vediamo se realizza 16. Super strike, capolavoro di Mignolo. Che chiusura da manicomio, Mignolo, favoloso, da delirio. 16 punti in chiusura, non ho più aggettivi per Achille Mignolo. Andiamo in pubblicità, giusto per riprendersi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Per adesso il tiro più bello di questo San Vincent. Sì. Mamma mia. Guarda questo Achille, li fa anche da sottoterra. E qui si può dire alla Toscana, ma che sei grullo davvero. Qui è. Mamma mia. All'altro in questa Camilo non aveva assolutamente demeritato, no, e ti anzi dirò... un po' di demeriti se gli aveva Achille, perché si era fatto saltare addosso, Camilo si era messo a tre, il passaggio si poteva giocare meglio. Sì, però Gianluca, ti ripeto, sono quando entri in quella situazione, dosare quell'effetto va molto, dura, sì, va molto in riferimento, in proporzione rispetto a quante ne prendi. Certo. Non sai se ti scarta, guarda un goccio. Guarda che si è andata alla scarsa. Vediamo se lui riesce a stare sul castello. Qui siamo mancati un attimo. Vediamo se evita il rimpallo. Capito, non sai se in partenza ti scarta un poco e allora la prende un po' più fine,
ci sono tante componenti che un millimetro di più, un millimetro di meno sei dentro. Io su quelle lì in particolare mi sono dato, ma è una mia cosa personale, così, mi sono dato una tolleranza, cioè tiro a rimanere un po' più corto. Intanto bravo Camilo. Sì, quello sì, però Gianluca, la domanda è a te, anche a sbagliare quello sfascio, ah, quella divisione lì, lasciando quel tiro tutto biliardo con la tua biglia appiccicata qua a 10. Quante volte perdi partita che al tuo avversario gli manca 11? Perché poi dici, sai, si è fatto 10, cioè questo ha fatto 16, lo so. No, no, con l'ultima passata per chiudere. Io ti dico, cioè, razionalmente, per non sperare nell'errore, se la tieni corta. No, però il fatto è che la concessione, sì, non è che hai lasciato un traversino, sì, hai, sì, lasciato, sì, lo, no, spaccio mano sul panno. Ma infatti non ha mica da rammaricarsi, cioè, niente. Fondamentalmente gli ha lasciato due palle attaccate alla corte, cioè ha tirato a 2,5 metri. Faccio il ragionamento magari con un avversario che gli manca qualcosina di meno. Capito. Ecco, gioco a rimanere, non era tranquillo, non era, no, tranquillo, e ha cercato l'alternativa di chiusura, sì, perché, sì, sì, anche se gli mancavano 5 punti a Gomez, però dai, ha subito un 16 che insomma è tirato benino uguale, anche se fa 7, meno poi benino è tirato bene, anche se fa 7 è tirato bene, se pigli qua manca 11 a Mignolo, al filo di Birillo questa seconda palla in testare, stacca molto bene Achille, a fare questa difesa qua. E qui Camilo obbligato al passaggio difensivo. Intanto oltre 2000 in collegamento per seguire questa finalissima. Facciamo 2002, no? 2002, sì. Con un picco di 2400 spettatori, 2400 dispositivi. Errore di Mignolo su questo tentativo di angolo e pallino da 4, la posizione era oltremodo complessa. Gomez. Neanche qui le ali del castello per Gomez, per un niente non ne realizza 14, si porta a 12 contro i due di Mignolo, avanti il calabrese però per 3-0 dopo una chiusura stratosferica di terzo set. Cappello da prete di Mignolo, realizza 4 punti, ottima conduzione della palla battente, no, direi anche ottimo l'altra, nell'altro angolo opposto. E Camilo a dover trovare una soluzione per nulla facile, tra l'altro, perché qua nello sfondo biglia probabilmente, anche se lo fa, tocca la lunga. Antonio Dellino ci scrive che per il 16 di Achille nel terzo set esiste solo defibrillatore, sì. Sono d'accordo, Antonio, sì. Come si diceva, pur intercettando una buona presa di palla, ha toccato la lunga con la battente. Sì, è saltato nel centro. Intanto Mignolo. Mamma mia. Che gli vuoi dire? Nulla. Scorrente ammortizzato da paura di Mignolo. Sì. A tutte le velocità. A tutte le velocità, questo
riesce sempre a trovare il punto giusto nella verticalità della palla da colpire per portarla sempre alla sponda lunga, a tutte le prese, alla corta, a tutte le prese di Bidi, a tutte le velocità. Cerca di resistergli Camilo andando in apertura, ma sfila lungo. Giro a disposizione di Mignolo, complesso questo, difficile staccare la palla. Sì, qua deve giocare due corte. Sì, o due corte o mirarla piena, farla scartare di colpo, cioè, di colpo sotto. Due corte, abbastanza di gergo, avvicinare la sua alla sponda corta di sinistra, vista da questa telecamera, e appoggiare l'altra. Ecco, grazie Achille. Non c'era riquadro difensivo, ma sto un po' corto con la sua, Sì, lungo con una, corto con quell'altra, poteva e doveva fare meglio. Achille. Vediamo la risposta di Camilo. Quando dici che il biliardo ti sta guardando storto, ma l'avrà presa bene questa palla qua, un millimetro li fa tutto. Uguale a quella dove ha fatto 7. Sì. Striscio. Sempre a segno, in qualsiasi modo Mignolo. Penso che l'abbia concepito essenzialmente al largo, no? Sì. Però è bravo Camilo. Camilo non ci sta e realizza sempre minimi. In apertura sul largo scappa via. Magari non la vede da giro, ma qualcosa vede. Secondo me la vede anche da giro. Sì, potrebbe vederla. Guarda dallo ci si è impostato troppo presto, quindi sì. Vede, secondo me è nitida quella porzione lì, che è proprio quella per chiudere la palla di giro. Addirittura si concede questa delizia a parificare. Bravo, capolavoro Camilo. Di Gomez. Sfortunato, perché lo doveva tenere bassa di forza per andare sempre più avanti con la sua biglia e non irrigidirla. Lascia questo passaggio tra sponda e pallino. Attenzione. Aiuto. 13 punti. Qui si è alzato un po' troppo presto Mignolo, Sembra che abbia fatto un movimento. Me lo fai vedere proprio da questa telecamera? È sua caratteristica un po' alzarsi proprio col busto prima di scaricare, ma qui l'ha fatto troppo presto e ha fatto un movimento innaturale verso il centro del tavolo. Sai secondo me qual è la differenza qua? Che Mignolo, se fai caso, con l'anello non batte praticamente mai. E qui ha un millimetro da tutto. E questa ha dovuto gioco forza giocarla con l'anello per la scomodità. E se non sei abituato ad usarlo, l'anello qualcosa nei punti palla cambia. Di calcio per Mignolo, che ritorna in media. Vediamo dove termina la gialla.
si alza leggermente. Ritorna in modalità che a tutti i tiri qualcosa faccio, o belli o brutti, va sempre a segno Mignolo. Portarla giù si allarga o si stringe troppo? Che forza gli va data? Forse la... Per allargarla di misura. Più la tiri piano, lì è più si allarga. Più si allarga, sì, è vero. Ho indovinato, socio. No, mi sa che non la tira però. Tira la sponda palla. È brutta da morire, non è mica attaccata. Ma qui il patto col pallino da 4 non rischia nulla? Ah. Sì, se lo prende di là rischia. Se lo prendeva internamente rischiava. Beveva, sì, sì. Ma è mica bella questa. Qua scegli passaggio, passaggio, passaggio. Io guarda, proprio perché c'è imbarazzo della scelta, scegliere il passaggio. Anche perché alternativa. È bella, come diagonale, è una bella diagonale di passaggio, puoi fare proprio l'angolo angolo. Sì, no, anche perché alternative credo ce ne sia. Striscio c'è il pallino oppure passi molto vicino. Tirato pallino da 3 con la speranza di prenderlo metà. No, no, di portare poi la bianca sì, e sì, il pallino sì, insieme verso il basso e metterle già tutte e 3 in fila. Però non è riuscito in questa manovra e girone per Gomez, questa è un'occasione. C'è il pallino pieno sul girone. No. Ma fa esserci pallino pieno. Non batte al 35 il girone. Ci passa davanti per prendere il 35. Secondo me è libero. È totalmente libero il girone. Passa a fianco. Sì, passa a fianco, sì, sì. Era liberissimo il girone. Non devo, bravissimo intanto Camilo, solo 4 punti. Ecco, quelle lì non devo guardarle dallo strato. Cioè, lo vedo se faccio la linea, se no non le vedo. Di rimpallo a riguadagnare una parificazione Mignolo, questa sembra facile ma se la provate qualche volta è andata a destra e qualche volta è andata a sinistra. È facile se hai un buon pieno di palla, cioè se sai interpretare bene il pieno della palla avversaria, e questa poi va tirata di colpo per dare spinta di rimbalzo alla tua biglia. Sì. Si può anche tirare un filo più piano, gli levi anche il riferimento di una sponda vicina. Ma sai, l'ha tirata un po' più forte perché sicuramente è stato più dalla parte sotto, può ritornare in parallelo dopo aver battuto certo, la porta. Certo. Quindi si tutela un po' di più tirandolo forte. Tanto se rimpalla e va verso il centro rimane sempre male. Sì, a sì, qualsiasi no, forza. Non anzi, c'è... in quel caso lì ti togli dal fisso. Al limite. Al sì, limite. Sì. Tre di calcio per Achille Mignolo. Sullo stretto, occasione per Gomez. Un po' di scomodità probabilmente per Camilo nel costruire il ponticello. Infatti deve battere con la stecca inclinata. È sempre 4. Sempre e solo 4 per Gomez. Dici che la prova Achille a sparare fuori dal pallino e a rientrare?
Vada, se fa questa andrei anche via. Mamma mia. Lo so, però c'è l'impatto col pallino che può essere buono, eh. Sì, cioè, sì. La tirata più che altro per questo, che fondamentalmente ci arriva da un bell'angolo su quel pallino. Certo. Poi se gli passa, tanto, ma tanto meglio, ma... Però è chiaro che il tiro era quello. Vabbè, ti fai buone due cose. Sì, sì. Cappello di prete, ma da allargare un attimo. Potrebbe anche spostarsi leggermente. Era da allargare. Questo quando, secondo me, ha sperato nel cedimento della lunga, sì. Vedendo che di traversino cede molto. Poteva infatti pensare non di l'ha fare... tirata fortissima, visto non è arrivata, sì, sì, alla sponda poi nell'angolo. Pensava che allentandola di forza si smollasse e creasse poi la S dopo. Sì, sfruttando la caratteristica del traversino. Sì, sì. Nei sogni... per questo che non l'ha corretta tanto, aveva paura poi di fare l'errore posto e farlo. Nei sogni poteva pensare di spostarsi invece un po' di porzione con qualche idea sul pallino da 4, ma molto molto aleatoria. Mignolo a intestare, mamma mia, che male questa. 3 birilli, 8 punti. 8 punti. Questo neanche se lo leghi. Però è un'idea. ...49-48... garuffa per Camilo. Diamo la forza e sembra abbia trovato quella giusta. Bravissimo Camilo. Certo che però Gomez non può stare un secondo tranquillo. 49-31. Partendo da una drizzata tutto biliardo, ha subito 9 dopo l'impatto col pallino e poi 3 birilli dal 10 di sponda quadra. Sì. Si può subire anche meno a giocare a biliardo. Sì. Giovanni Zoroddu ci scrive: già, per il momento sembra che questo Achille non abbia talloni, ma arriverà il giorno che sfatta il mignolo in qualche spigolo. Guarda, la tua simpatia è molto simile a quella di Nascimbene, anzi a quella di Bianchi. Questa, intanto guarda un po' lei, guarda. Tipica di Bianchi, è roba dura. Questa era una battuta alla Bianchi, eh? Sì. Questa con la dedica, sembrava scritta da Mirko. Il bello gliel'avevo detto io a... è sotto falso nome Bianchi, sì, sì. Bello gliel'avevo detta io ad Achi dal vivo, che gli avevo detto mignolo l'ottavolo nanolo. Tanto si ride e si scherza, ma qui la situazione si fa critica, soprattutto per Gomez, che attenzione. Vediamo se riesce a salvarsi. Se si salva ha già fa fatto un super capolavoro, sì. Sai che salvato. Bravo Camilo. Siete in 2500 a sentire le battute alla Bianchi, ma anche a seguire questa splendida finalissima del campionato italiano dei nazionali. Live dal Palais di Saint Vincent. Un'esclusiva di Billiard Channel. Un'esclusiva Billiard Channel, sì. Bella, eh? Tira la misura o affonda? No, la affonda, con quel pallino lì la affonda, dai. E invece tira la misura. Ne ha fatta anche questa. E allora... Gli ha fatto anche allora questa. Non si para. E domani comunque, alle... secondo me sul 2-1 questa non l'avrebbe tirata. Lo so, no. Secondo me ha deciso di tirarla sul 3-0 perché l'ha vista proprio come dire, se faccio questa abbiamo chiudo i giochi. Abbiamo rischiato di vincere.
Vediamo se trova questa uscita al volo Gomez. Sì, andare verso più da angolo. Qua è come la prendi, cerchi la piena e gli dai forza. E qui c'è il pallino che deve aprire le braccia oppure abbracciare questa gialla davanti. Un pallino orsetto, eh? Un orsetto abbraccia tutti. Sì. Sì. Voglio vedere se ha la forza di tirargli, di non battere, di tirargli il 3 di calcio. Alternativa uno sfaccio per il 3. Sì, ma se decide, file, se decide di metterci la stecca, secondo me tira forte. Ho capito, ma tirare il 3 è un po' più piano, un po' più controllata la roba. No, faccela vedere alla frontale. Tira il 3, dai. Vero anche codesto. Non arriva al 3. Non ci arriva dietro. Qui per chiudere Camilo ha soltanto il 2 filotto di sbirillo. 2 filotto di virillo, fare 12. Di sventaglina non so se riesce ad aprire a mo' di sventaglina, ad aprire fino al pallino morbida. Potrebbe anche essere una figura per chiudere subito, ma Gomez l'apre fino a 10, vediamo se la riporta al centro. Però niente, non sbirilla, però grandissima palla di Camilo. Super tiro di Gomez. Mamma, che palla. Favoloso Gomez. Che carattere Camilo. Tira fuori la garra l'italo-argentino. Garuffa per Mignolo, chiamato alla garuffa imperiale. La sfila larga, vediamo se riesce a difendere. Dall'espressione di Mignolo sembrerebbe di no. Forse è deluso perché è rimasto sotto media. Secondo noi non la vede, c'ha il calcio di rientro. Il calcio di rientro. Il calcio di l'Ebrea, via. Che potrebbe, no, pallino non c'è. No, pallino non c'è. No. Anche se la prende grosso. No, no, nel gliela vuoto. Piantata nel mezzo. Nel vuoto Gomez. Peccato, perché a giochi fatti, sì, almeno un 7 Gomez se lo merita, e come. Aspetta, gli manca 8 Achille, lo so, gli manca 1. Lo so che gli manca 8, ma non griderei allo scandalo se chiudesse. Giro ce l'ha. Sì, no, ma stavo pensando se aveva la possibilità di scartare per poter andare anche un pochino, per farsi buono anche il pallino. No, no, quello non c'è. Può difendere al centro però, se non chiude, andare dritto al centro con la battente. Mignolo, vediamo quanti ne realizza. 6. Oh, mamma mia, che finale. Che finale, ragazzi. Che finale. Mi è scappato anche il mouse dello strato. Che finale. Però ha difeso, Lo so che ha difeso. E non è il pallino, e qui, il pallino non è grande. Respirone da parte di Mignolo, che è arrivato a soli 2 punti dal titolo. Quindi bravi che tirano qua, Gianluca. Ho
posso dire cosa ha detto Fabian? Sì, sì, dillo. Chiedilo a uno bravo, non a Gianluca. Cioè, questo è proprio figlioccio di Bianchi, sì, a tutti gli effetti. Sì, ma io lo tiro giù dal palco adesso. Cioè, andiamo sul biliardo, sulla telecamera frontale. Va di 2, secondo me, veloce. Ma per fare il 4? Vediamo se chiude Gomez, se arriva questa biglia al castello. E arriva, e arriva. Ci arriva e chiude con un po' di fortuna, ma set meritato da parte di Gomez, se lo prende all'ultimo respiro. Perché secondo me di lì non aveva né 3 né 4. Il 3 c'aveva la presa di cacalcio. La presa di cacalcio, ah, lo so. E mi sa che i giocatori chiedono una pausa, e una pausa la necessitiamo anche noi. A più tardi, godetevi gli highlights. We'll be right back.
Championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Ed eccoci tornati in diretta. Certo che Camilo, che carattere, cioè uno normale, cioè dopo un po' alzare le mani mi diceva mi arrendo. Dopo quel 16, insomma, dopo aver perso il terzo set, sì, diciamo, era drammatica. Sì, poi le sfumature fortunate fanno pari, perché l'ha avuto prima Achille, adesso è andata al volo dopo la bricolla da 4, si è messo perfettamente davanti alla, sì, al pallino. Ma Gomez ha marcato 180 volte 4, badiamola nel totale, in ma generale, ma poi lo diciamo sempre, Nico, che nel lungo periodo, a parte se non ci sono delle, proprio delle casistiche particolari, si va a finire a X. Bell'inizio di Gomez, sì, giro fotocopia a quello che ha giocato nel set precedente, mi sembra, Mignolo, che ha appoggiato due bidi alle corti opposte. È l'unica forma di difesa che si può ottenere sul biliardo nuovo in questa specifica posizione. Sì, dire il vero, un altro modo ci sarebbe quello di giocarlo veloce di colpo sotto, con l'effetto a dare la forza alla contraria di risalire
di corta di lunga corta, ingarruffare leggermente, ma è un tiro difficile. Gancio per Gomez. Pallino da 3. Pallino da 3 che si sposta nella zona d'angolo in basso a destra. E Achille va di sponde biglia. Quel pallino che con sullo stretto è bersaglio. Lo poteva essere anche dal largo, anche dal larghissimo. Bisognava aumentare tanto la forza. Diciamo che la forza corretta, se si fa lo spondebiglio molto largo, è quello che la palla avversaria si appoggia sulla sponda lunga. E se si fa stretto, batte la corte e si alza. Sul giusto finisce in buca. Questa è la, diciamo, una sorta di regola di proporzione. Ma qui vede il passaggio Gomez. Si era orientato sulla palla, mi sembra strano il passaggio lì, Nico. Parte dalla buca, al 10 non lo vedi. No, quindi. No. La impatta veramente bene. Bravo. Garuffa, mezza, Mignolo. Sfila via lungo. No, non credo, sai. Sei arrivata? Cioè, credo si è fermata, non arriva. Credo sia rimasta in difesa per un 3 di calcio, insomma. Non sì. Credo abbia lo sfaccio, ecco. Oddio. È andato a vederlo, e poi sì, ora si piega a guardarla, ma alla fine tira il 3 di calcio, dai, abbastanza schematica sul larga, può avere la possibilità di fare attacco e difesa. Siamo sempre in una zona a cui non importa tirarla, portarla giù, ma di misura, quindi è più opportunità questa di uno sfaccio che fondamentalmente allontana le biglie, eh. Però sembra molto stretta. Qui l'ho valutata, penso proprio sia un errore di stima della palla. Ma più che di stima, secondo me aveva paura che gli scivolasse. E Mignolo, vediamo se torna in difesa dopo il rimpallo, sarebbe sicuramente una difesa fortunosa. Scivola lungo, 8 punti sotto media per quanto riguarda la qualità, ma per la quantità è sempre quella, eh? Sì, sì. E vediamo come interpreta questo giro Gomez. Se la bassa di forza va negli angoli, se no dovrà andare al centro. Sì, ad appoggiarsi alle corte. Bravo. 8 punti per Gomez, difesa 10-10. E qui sul pelo per venire a 4, e in difetto di ciò l'entrata massima. Deve stare attento perché non avesse fatto il 4, perlomeno se si fosse attestato sulla lunga poteva rischiare dopo anche una steola. Infatti secondo sì. Me non l'ha guardato tanto quel 4, è stato parecchio alla ricerca dell'ingresso. Sì, perché praticamente l'ha giocato senza effetto. Quindi lui ha giocato l'ingresso, il cambio palla, sì. Diciamo. Pallino lo realizza da 3 Gomez ed è un buon pallino che lo riporta decisamente in difesa. Adesso un po' l'ora tarda e un po' la gente che c'è nel palazzetto, quando aumenti la forza le lunghe si pigiano molto. Qui molto bravo e ritorna anche nel suo standard di garuffa Mignolo. 18-12 per Gomez, 3-1.
per Mignolo, che è andato a solo 2 punti dalla conquista del campionato italiano. Al volo dalla lunga Gomez, bello anche lo sfaccio qua per arrivare in zona pallino, qui la impatta benissimo di piena, gli dà la forza della corta. Eccola qua Valeria, compagna di Gomez, e qui Mignolo non riesce a imprimere l'effetto a destra, quindi lascia sulla medesima strada la biglia di Gomez ed opportunità per Gomez, che può allungare. Nitida occasione per Camilo. Via il filotto. Sì, qua si è concentrato semplicemente alla forza della gialla, che però risulterà essere leggermente abbondante. C'è comunque tutto il biliardo da percorrere, ma Mignolo ci ha abituato a grandi colpiture, ci va di colpo in testa, vediamo se rimane in media. Qua ci va di sventaglina, giustamente di sventaglina, 2 punti, controllo perfetto, buona conclusione da parte di Mignolo. ...26-14... scappar via in finezza, Gomez non realizza il pallino da 4... si mette in una zona dove molto probabilmente perderà 4 di sponda biglia con tanto effetto a sinistra. Dopo la divisione e aver toccato la corta, Mignolo potrebbe realizzare proprio il pallino da 4, invece no, ci decide da allora l'ingresso, o l'ingresso il pelo, prende il pelo e direi che è tutto a posto in casa Mignolo. Applausi di incoraggiamento che arrivano probabilmente dalla compagine calabrese. Calabrese, sì. Domani daremo spazio al biliardo paralimpico e alle 14 chiaramente ci sarà la diretta su Rai Sport dell'altra semifinale, che vedrà impegnati Quarta e Mignolo, e noi la daremo in differita e poi la potrete vedere con il nostro commento pubblicata su Billiard Channel appena terminerà la diretta. E poi, come vi dicevo, un po' di spazio al biliardo paralimpico. Quattro punti per Gomez, che raddoppia il punteggio di Mignolo, 17 punti di vantaggio. Anzi, l'hanno già assegnati da 26? Sì. Hanno fatto troppo presto. Mignolo pallino da 3, vediamo dove si posiziona con la gialla, e insomma è chiamato Gomez a una super conclusione, 30-20, non 34-17 come avevo erroneamente detto prima. Una passata comunque è brutta anche di una passata, sì. Ha tutta un'altra faccia questo incontro adesso,
Il cucchiaio di Gomez. Il cucchiaio di Gomez. Il cucchiaio di Gomez. Questo si meritava tutto il 15. Mamma mia, che steccata che ha tirato fuori Gomez. Mamma mia. Già il fatto di averla trattenuta così. Questo era un super tiro. Se rimane lo stesso un super tiro, ma si meritava sicuramente 15. E 5 punti di Achille Mignolo. Già essere riusciti a trattenerla da tenere a quella distanza così frontale, sotto sponda così frontale. Grande risposta anche di Achille. Sponde biglia per Camilo Gomez. Ai, nel senso che è parte giusta del tiro. Lì quando non la metti nei virilli a certi livelli ti rammarichi un po', perché c'è una strada, quando è così vicino a sponda è un taglio abbastanza delineato. E Mignolo, questo schiaffo sulla lunga, 4 punti. Risale a meno 8 da giocatore campano. Ricordiamo Gomez, erede della casata Gomez, ma insieme a Guido, ma nato in Italia. Anche Guido è nato in Italia, che tu sappia? Fratello, penso di sì. Credo di sì, sì, sì. Fratello minore di... Sì. Quindi ha maggior ragione sicuramente. Eh sì. Sai dove milita? Dove ha militato questa stagione? Ma guarda, perché mi sembra lo scorso anno era nel Renate in Lega Pro. È stato anche la, è stata anche la alla Triestina, sì. La Triestina in Lega Pro. Che ruolo fa? Centravanti. Giovanini del Sassuolo, poi sì. Girato un po' Juve Stabia, Akragas, Catanzaro, Renate, dove aveva fatto 17 gol in 63 presenze, e poi adesso milita attualmente nella Triestina. Già un 25 anni. Del 94. 94, no, 28. 19 maggio 94. Bella questa bricolla di 1,85, un po' più basso di Camilo. 6 o 7 centimetri. E Camilo 1,90. Passa all'1,90 tranquillamente, agevolmente. Anche Valeria non è piccola, sembra piccola a suo confronto, ma non è piccola. No, moglie. E tutti accanto a Gomez sembrano piccolini. Di 1,5 pallino da 4 per Mignolo. La prende grossa. E guarda, tutto sommato... Sì, però è in quelle posizioni in cui se la prendi grossa e la spingi bene... Poi si ritrova una quadratura sfalsata. Bisogna solo non trovare il rimpallo nel mezzo. In alcune posizioni si rimpalla in mezzo. E qui, angolo per Gomez. Angolo che risulta stretto. Che questi, anche questi saranno tiri che dici saranno a breve più malleabili? Ma non lo so, guarda. Io di questi non ne faccio uno.
Ora, sinceramente non mi ricordo le medie che avevo con le altre biglie tirando questo tiro, però qualcuno in più sinceramente la facevo. Queste non... Ma forse perché eri più giovane, non avevi ancora capelli bianchi, per questo forse, socio. Non è tanto hai che presente, ti sei imbiancato, eh? Hai presente dove ho detto che... Perché foto nel 2015-2014 eri... Non avevi anche il bianco. Anche tu eri magro. Anch'io ero magro, sì. Mi sono imbiancato tantissimo. Intanto bella questa... Io ho messo la pancia. Tutto secondo copione. Tu pensa che un mio gilet grigio... l'ho regalato a Daniela Vaggelli, sta a Daniela Vaggelli, eh. Garuffa per Mignolo, questa partita, caro socio, ha cambiato completamente volto. Sei d'accordo? Più che d'accordo, sono sempre d'accordo con te, socio. No, è evidente, dai. Era arrivato quasi a Roma, Mignolo. Per ora il Papa non l'ha visto. No. Per ora. Si è fermato in via della conciliazione. Pochi. Pochi ma buoni. Sì. Che 47-29 sono pochi ma buoni, fanno comodo. Mignolo, duomo di tre. Non entra a sufficienza. Ne scaturisce un traversino stretto. E Gomez può ancora avvantaggiarsi con un giro. Giro che gioca a scorrente con il pallino da 4. Due punti realizzati di Castello, un buon impatto col pallino da 4. Ma qua Mignolo non potrà esimersi e lascerà andare il braccio probabilmente. Eh sì, situazione abbastanza compromessa, deve tirare fuori qualcosa di eccezionale, cosa che a momenti gli riesce. Sì. Non so se ce l'avrebbe fatta scambiare su una porzione più grossa. Anche secondo me. Oddio, se l'avesse presa più grossa forse avrebbe impattato il pallino prima. Però si salva, Mignolo. Sì. Comunque Gomez è ancora a 7 punti dal 3-2. Achille non ha centrato più le garuffe, non ha ancora riletto la variazione del tavolo. Vediamo se ritrova la strada del castello su questa garuffa. Le ultime due non l'ha giocata propriamente bene. E questa volta si corregge troppo sullo stretto. Eh sì, perché aveva visto che gli era andata via due volte. Difende, ma c'è una bricolla. Sì, credo ce l'abbia tutta libera la strada, la ricorda. Ma va di tre. Sì. Sai che va di tre, sai. Più regolare. Oddio, la bricolla è regolare anche da lì, però sai, con la palla larga così al castello è un'uscita. Ora 15. È tanto vicino, è abbastanza vicino. Ma perché alla la dovrebbe sponda tagliare? Considera quella lì è un'uscita 15-16 e c'è il pallino per essere in un taglio regolare, quindi la dovrebbe un po' viziare. Di tre di calcio invece gioca una battuta regolare, eh? È solo indovinare la battuta. Questa va via. Attenzione. Sì, buon per lui che c'è il pallino sull'acchito non c'è, di seconda non c'è, ma non difende. Qui si è portato a 33. Akito.
campionato. Secondo me ha capito che ha fatto un errore. Infatti ha scosso la testa, come dire, l'ho chiamato l'Achito, bravo. E ora? Ora deve tirare l'americano. Sì. Se tira lì non tira l'americano. Da lì non tira l'americano. Prova a farlo passare. Proprio a schiantare. E col salto? Ah, no, di così, terza. Di terza. Così. Però. Sai se fa pallino da 4. Ma. Si rimette in pista? Sì. Set point per. O il pallino da 4 o se la tiene un filo meglio, avrebbe corso di meno con la battente. Vediamo se chiude Gomez. Due ci sono, vediamo se c'è il filotto. C'è il filotto, doveva. Fa pallino, fa filotto. Bravissimo Gomez, 12 punti. Si allunga il match da 3 a 0 Mignolo a 3 a 2. Pubblicità per noi. Partecipare al pathos che c'è in questa finalissima, ormai siete in 2000, oltre 2800. Achito di Mignolo, buon Achito, duomo di tre per Camilo Gomez. Certo che se Camilo vincesse questo set, l'equilibrio si sposterebbe tanto a suo favore. L'avevo vista più brutta, Nico. Questa? Sai, sapendo che avvita tanto. E invece si è salvato un gran bene Mignolo. Bricolla di parabola, deve stare attento alla slittata della lunga. Tanto già, più di così. Sì, anche perché quasi la prende di prima. E poi si rischia, volendo girare tanto in ammortizzata, di levare il birillo. Non ha difeso, giro a favore di Gomez. Giro che giocherà di scambio a passare prima con la palla battente sulla linea di rimpallo. Leggermente sul largo, prende un birillo. Solo due punti per Gomez, bricolla per Mignolo. Mignolo in pieno sul castello. Visto che siete davvero tanti, ci scappa di chiedervi un pronostico a questo punto. E ci scappa anche di chiedervi di condividere il filmato sui vostri profili social, Facebook, Instagram, Twitch, tutti. Si può condividere su Twitch? Mai l'ho sparato. Si può condividere su Twitch? Mettete il link da tutte le parti, sì. Mandatele nelle chat di WhatsApp del biliardo, tanto tutti noi abbiamo una chat WhatsApp del biliardo. Sì. Fabian comunque orientato nel tempo e nello spazio.
alza la stecca, Achille, per questo traversino. Guarda, mi sono dato un'idea della chat di WhatsApp. E lo fa perfettamente, che bravo Achille. Vediamo se riesce a trovare una semi-interferenza. No, la trova proprio piena con il pallino. 8 punti per lui, 14-2 il parziale. Siamo nel sesto set di questa finale del campionato italiano, categoria nazionali. Si prende un po' di vantaggio Mignolo. Cerca di valutare l'uscita dalla lunga al volo. Effettivamente è una delle poche soluzioni che c'è in questo tiro. Tu dici che dalla corta non c'è niente. Brutta la corta, allora. Almeno dalla lunga poteva avere questa speranza di marcare 4. No, io intendevo anche un qualcosa di largo, cioè invece che fare il tiro a no, l'ha messa male, larga, eh. Cioè perlomeno se la prendi piena la tiri in fondo, tira là. Però se la prendi interna dipende. Questa non ce l'aveva, questa diagonale qua, dici. Ma di angolo dici? Sì. No, non credo. Di mezzo taglio la relazione è questa. Vedere, io pensavo a un qualcosa, anche se la prendi larga, battere sul pallino da 3 a sfilare via con quell'altro. Tanto ha realizzato, mi sono perso 4 punti perché stavo guardando il tuo Strator. Sì, 4 punti ha realizzato Mignolo su questo angolo. Fabio, ha messo il sondaggio, eh? Il figlio naturale di Mirko Bianchi sta venendo fuori. Quanti anni hai, Fabian? Quanti anni ha Mirko? Quanto ci corre tra voi due? No, 10 anni. Ah. Sì. Oddio, Mirko è precoce in tutto, eh? Sì, potrebbe aver fatto qualche danno anche a 11 anni. Sì, sì. E qui il giro a richiamare a pallino da 4, però il pallino da 4 non c'era. Via il 10 di però 10 punti non sono mica pochi. Bravo Camilo, rimane un po' lungo, ma c'è la protezione del pallino. Di seconda penso passi, questa palla qua. Ma la vede tutta? Vediamo dalla diagonale. No, questa non è la vede tutta, sai. Dunque per la fila di prima. Dunque no, allora guarda, ecco, ci siamo, c'è davanti Tom, quindi appena ora si toglie così Mignolo e batte ancora nello spigolo della corta. Perché qui il pelo di palla a scappare per fare il pallino a 4 è pericoloso, perché poi dopo può andare. Eccola qua, guarda. No, non la vede tutta, mi sa. Ma mi sa che giallo, anche, guarda. Sì, anche per il tiro di seconda. E qui se prende il pelo di biglia, prende il pelo di pallino, può andare dentro a bere il traversino. Oddio, basso il pallino, E se no schianto reale addosso al pallino, Sì, una mezza controllata. È che secondo me è in dubbio anche se vede proprio l'angolo. Se vede la porzione per impattare questo pallino da 3. Sì, dai. Andiamola da Tom. Sì, Nico. Guarda la no, ha fatto la cosa difficile. Io stavo cercando di disegnare quello. Cioè questo passaggio, vediamo. Il termine corsa. Bah. Fissa pallino ce l'ha, no. No. Allora, vederla da qui sembrerebbe più bello il fisso il pallino. Vedendola da Tom, non ti è cascata uno steccone. Vederlo vediamo da Tom.
vederla dalla diagonale mi piace. Ah, mi piace anche di qui. Ah, tu dici che prendi tre quarti di là, per passargli largo. Dalla frontale sembra fatto, vedi? Da qui. Sì. Però da quella più reale di Tom non è fatto. Sembrerebbe sì, che tra l'altro le biglie se le però prende... Però se parabola ce la fa a prendere il pallino un po' più ma a sinistra. A prendere il 4, Nico, le biglie rimangono parificate. La gialla non la sposta tantissimo. Sì, sì, no? Anzi, la mette al pari... Al 20. Sì, 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 tira il pelo di palla e fissa il pallino. Non è rimasto benissimo, Mignolo. Bravo, bravo. Si è alzata la gialla, però. Pensavo lo tirasse un po' più piano, Io pensavo invece che... Ah, l'ha preso proprio pieno. Addirittura ha fatto i birilli stretti dell'italiana. Pensavo che lo scarseggiasse un filo di più. La gialla lì mi sta bene. E che la bianca, prendendola più scarsa, schizzasse dall'altra parte. Tanto Mignolo solo 2. E va tutto in parità 24. E questa la vede, Gomez. Però sulla strada del 7 sponde mi sa che c'è il pallino, quindi dovrà, non ti dico forzarlo, ma... Deve mirare, avere il cuore di mirare più verso la lunga. Sì. Gli salta addosso, addirittura salta anche il pallino da 3. Vediamo cosa prende qua. Qua e rimane di sfaccio. Attenzione, ragazzi, quando sforzi poi qualcosa, a parte l'ha sforzato dall'altra parte. Sì, ha sbagliato di tanto la porzione di palla. È un po' di rammarico per Gomez. Anche un po' di tensione. Aiuto. Solo 2 per Mignolo che evita il rimpallo. Adesso, ragazzi, c'è anche la stanchezza, la tensione. Mi sembra abbia un po' lo sguardo perso Achille adesso. Mentre Camilo, se vince questo set, ma anche adesso, gli vengono gli occhi della tigre. E questa non è brutta. Fabian, ma se voto anch'io il mio voto è pubblico? Non è pubblico, allora posso votare. Non guardare cosa sto votando. Ma me lo dici dopo cosa hai votato? No, non te lo dirò mai. Se te lo dico e lo indovino, mi dici di sì o di no? Per ora i nostri amici... stanno votando 65% Mignolo, 35% Gomez. Perché è facile, avanti 1-3-2, quindi è facile che quello avanti prenda. Chi tira forse sul pallino, cioè tira lo sfaccio a buttare dentro il pallino, non riesce a prenderlo, però guarda un po', nel frattempo fa filotto con l'altra. Una partita che sta diventando abbastanza lungotta, 2 ore e 34 minuti di match. Sfaccio per Gomez che lo brucia, porta giù tutto il filotto. E soprattutto 10 con punti, una conduzione esemplare delle due biglie. 10 punti per Gomez, più 40-32. Anche a Salerno queste le aveva battute in un modo eccezionale, ti ricordi? Sì. Di 2. Fare cambio biglia. Addio, se prende il pelo. Mamma mia, quanto ci è mancata questo pelo di pallino. Questo impatto col pallino avrebbe fatto tutta la differenza del mondo.
Gomez per prendere il largo. Due ci sono e due rimangono, se non quattro forse. 4 punti per Gomez. 44-32. Mignolo saltando si apre meglio questa palla. Realizza 10 punti, 44-42. Vediamo se risale sotto. E sembrerebbe di no. La vede. Andiamo con lo Strator. Oddio. Sì, sì, la vede, dai. Sì, sì. Filotto di Gomez, 8 punti, non ne arrivano e non difende. 52-42. Intanto Fabian ci comunica che abbiamo passato i 3.000 dispositivi collegati. Mignolo via al filotto. Non ha controllo della battente. Vediamo se realizza il pallino da 4. Non lo realizza. 8 punti il suo score. 52 Gomez, 50 Mignolo. Ah, siamo al dramma anche a questa. Sì. E qui si tira il calcio, socio. O anche la possibilità di giocare traversino. Mamma mia. Come ti pare questo traversino? Mi pare una schifezza. Più bello dallo strato, sì, che dal vivo. Dallo strato. Andiamola dall'alto. Infatti, giustamente gioca di calcio. Può fare anche 8. Una buona presa di palla di Gomez che realizza 2 punti, incastra la biglia di Mignolo dentro al castello. Per il 6-4-10. 6-4-10 sarebbe lo deve fare di filotto. Sì. No, ma non lo fa. Se fa 6, se prende la porzione per addrizzarla non può fare 4. Dici che gli salta via al secondo pallino. Me gli salta davanti. A meno che non si prenda una battuta dritto per dritto, però poi arrivando dalla da quasi dritto venga un simile raddrizzata. Però abbiamo visto dei bei filmati, eh. Sì. YouTube ti dà la possibilità di vedere tutto, eh. Ci vorrebbe il mago, eh. Ci vorrebbe il magodino. Eh sì. Sì, ma non può, eh. Cioè la strada è quella. No, dai, ma comunque anche se va in un simile accosto può prendere una porzione buona, eh. Vediamo questa porzione com'è. Guarda là che barbatrucco. Che classe qui. Mamma mia ragazzi, pensa te Gomez dopo averlo messo in quel modo lì, se si immaginava di battere. Pensieri attuali di Gomez non sono positivi. Non sono positivi e sono secondo me anche irripetibili. Sì. E sicuramente bippabili. Mamma mia ragazzi, che finale di partita. Allora, con lui a 10 rischi Garuffa, perché Garuffa se è... No,
perché gli lasci lo sfaccio corto. No, ti dà il volo. Sì, e prego. Che questa è anche brutta il fatto che questa è una posizione in cui la preghiera è fondamentale. Attenzione. E qui bisogna vedere dove si mette questa gialla, contro Barbatrucco di Gomez. Qui è brutto tirare anche, non ce la fa neanche a tirare due a mo' di tre. No, due a mo' di tre forse ce l'ha. Due a mo' di tre dalla parte destra, diceva la parte sinistra. Questo è un controsegnalone. Qui deve tirare due a mo' di tre, Gianluca, che tiri? Ah, quello. Deve tirare due a mo' di tre dalla lunga di destra. Di là, sicuro. Oh, questo pallino dietro non ci batti, eh. Rischi troppo di fare steccaccia. Poi dopo anche lontano, la guardia ma tira due a mo' di tre dalla parte della lunga di destra. La prende bene questo 2 a mo' di 3. Vediamo come impatta il pallino. Già una grandissima uscita di Achille. Impatta la grande, adesso gli ha restituito la difficoltà. Non è uguale a quella di Mignola la difficoltà, però un po' di scomodità gli dà anche a Gomez. Anche perché già è brutta, ma questo giro qui è brutto con le biglie, con la mano appoggiata sul panno, eh. Dici tira lo striscio, si fa buono anche il tema. Secondo me sì. Ma c'è il buco nel mezzo. E come se fa il giro stretto, 53-57, è arrivata? No. Vede. Chiusura di angolo. Piuttosto tira un bel gancio cielo, alla Karim Abdul-Jabbar, te lo ricordi? Quel basket lì lo seguivo anch'io quando c'era nella gara delle schiacciate, c'era anche il piccolino Spud Webb, quello che sì. Volava, quello lì volava proprio. Tutto per Mignolo, 7 a chiudere per la vittoria del titolo del campionato dei nazionali. È un largo stretto, non chiude Mignolo e mette su un piatto d'argento la chiusura a Camilo Gomez. La presa grossa. Presente quando anche così ti sembra tutto mostruosamente il castello piccolo. Anche il pallino che l'aiuta, e chiude Gomez. 3-3, si va alla bellissima, signori, si va alla bellissima. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Caro socio, chi l'avrebbe mai detto? Da 3-0 nel quarto set, Mignolo batte un giro, gli manca 8 e fa 6.
chiude dopo sul tiro successivo Gomez e si va tutto alla bella. Qui rivediamo un errore di Mignolo sul 3-0. Gli è scappato un replay a Fabian. Proprio quello dove ha bevuto 13. E qui di sicuro in vantaggio c'è Gomez. Duomo di tre per Achille Mignolo. Prende di sfaccio, una buona presa di palla e difende diagonale. Si ricomincia da capo. Un campionato italiano che si gioca in 60 punti. Alla garuffa Gomez. Attenzione, discreta occasione per Mignolo adesso, angolo e pallino da 4. Sì. La forza di andare in fondo al biliardo con la bianca ed appoggiarsi al pallino da 4 che spingerà. Aia, l'avevamo vista più bella, sì, Gianluca. Sì. Oddio, sono 10, ma l'avevamo vista più bella, non era tanto vicino al pallino l'avversario. Sì, ma ugualmente, anche se pensi di prendere a maggior ragione quella presa lì, la butti in fondo, perché dopo il contatto col pallino è sempre difficile pensare, hai la misura che ti salva l'italiano. Gomez raddrizzata subito sul filotto, non realizza il pallino da 4, però realizza lo strike. 12 per Gomez, ma lascia un'analoga conclusione, anche se a biglie molto più lontane e non mano sul panno come ha giocato lui. Però che carattere, Camilo, da 0 a 3 a 3 pari. Dopo aver perso il terzo set con una chiusura da 16 quando all'avversario mancano 11. Insomma, vediamo se ad Achille parte ancora il braccio, se ce la fa ancora. La steccata è fantastica. E anche la rimanenza finale, sì, non è delle peggiori, No. Pallino che chiude completamente la strada dello sfaccio. 15-12. E qui vediamo se Gomez tirerà una sorta di acchito iniziale. Spostare la palla gialla dietro al pallino, anche perché non ci vedo grandi altri sfoghi. Invece decide di tirare sul pallino, vediamo come terminano le biglie. Se il pallino si mette proprio davanti al castello, è difficile che rinunciare a una conclusione forte verso il castello per Mignolo. Il pallino è proprio invitante. Sì, ma da angolo c'è poco, allora se batte per prenderlo subito il pallino, sfaccio. Batte di sfaccio. Sì, sì. E batte. Se lo fa buono a lasciarlo subito anche di sotto. Non lo prende di sotto. Vediamo se rientra questa palla. È saltata, più. Quindi non rientrerà più. E adesso il primo che lo centra e lo butta nei birilli si prende un vantaggio enorme in questo set. 17-15 Mignolo.
Io ti diresti di striscione forte. Ma sembra la palla di Sagnella questa. Con finale con Aniento. Ma sì, tirerei qualcosa di forte, perché anche sponda biglia, anche a meno che se prendo il pallino faccio i birilli, ma tireresti piano? Non lo so, dovrei trovarmi. Probabilmente adesso mi sentirei talmente tanto in tensione che cercherò qualcosa al pallino, di piano. Non lo tocca il Gomez. Lo tocca. 9 punti, ma lo lascia praticamente lì dentro il castello. Non è cambiato un granché. A parte che ha fatto 9. Sì. Bricolla per Mignolo. C'è la bricolla, eh? Ma sembrerebbe di sì. Attenzione, attenzione, Gomez può scappare. Però gliel'ha avvicinata tanto, alla sponda. Ce la mette sotto la stecca. Sul largo Gomez. E non arriva la gialla verso il pallino. E non arriva neanche in difesa. E adesso l'opportunità è di Achille. Che va... Ragazzi, ci state facendo soffrire. Che finale. Finale denso di emozioni. Soffre un po'. Appena. Però riesce bene a bleffare, eh? Sì, sì. Anche la moglie di Camilo. Sì. E anche a lei è un atleta, se non sbaglio, quindi riesce a contenersi bene. Giro per Mignolo. Questo finisce di misura nei birilli, Nico. Un super tiro. Mamma di Mignolo. Mamma mia, che roba bella, Achille. Che roba bella quest'ora. Cosa ti è partito? Chissà se ha difeso. Che steccata che gli ha partita. Ma io guarda, se vedo, tiro una steccata del genere mi lascio il cuoio lì. E la risposta di Camilo, altri 8 punti. 32-28. Garuffa per Mignolo. Pallino un po' pericoloso, soprattutto sulla presa larga della palla. Ma Mignolo, ma guarda cosa trova pieno. Mignolo. Adesso se le stanno dando di santa ragione, un capolavoro dietro l'altro. Adrenalina fantastici pura. Fantastici ragazzi, avete fatto una partita strepitosa. Ad onorare oltre 3.300 dispositivi collegati, quindi con buona possibilità sono più di 10.000 le persone che ci stanno seguendo, e noi per il nostro canale siamo veramente veramente contenti. Gomez sul pelo della palla. Scappa via, ma potrebbe aver lasciato qualcosa di frontale. Vediamo con lo Strator. Eh sì, la vede Achille. Eh sì, sta indirizzando la stecca dove va la linea gialla. Achille, vediamo se riesce ad aprirla. Se passa dal rimpallo, 4 punti per Mignolo. Di grande qualità, considerando la distanza, porta anche le biglie in difesa.
E adesso tutta da ricavare questa salvezza per Camilo. Fa un giro di ricognizione per valutare tutte le possibilità, che si riducono penso a un paio di scelte, uno sponde palla sul largo oppure un due a mo' di tre. Sceglie per questa seconda opzione. Intercetta di sfaccio, bella uscita di Camilo e schiaffo a disposizione di Mignolo. Qui deve stare molto attento Mignolo, che è facile cadere in errore. Sta sulla parte stretta della palla. Ma alla fine, guarda, una buona rimanenza anche se a vista. Tutto ciò che fa qua Camilo se lo guadagna e come. Sì, perché il giro è puntato strettissimo. Ci sono... E lo striscio non lo deve sbagliare sullo stretto, perché se impatta il pallino dalla parte sinistra, poi offre il fianco a una raddrizzata di... Ora è anche vero che è difficile sbagliare stretto questo striscio, eh? Però... è distante dalla sponda, quindi ci potrebbe anche stare. Il giro ci sarebbe il passante basso, ma... alla Papa Gomez, ma a quest'ora... A quest'ora ti metti all'animo un tiro del genere, come si dice in Toscana. Un tiro te lo devi... Quello più logico, no, di striscio, allo striscio, dai, penso. Quello che ti dà più margine d'errore. Aiuto. È venuto fuori un passante basso un po' anomalo. Un passante alto. Sì. Brivido ci sulla schiena. Che l'abbia interpretata proprio così, perché se scarseggia rimpalla, che l'abbia interpretato proprio un giro stretto. È stato un volo da rimpallo. Garuffa per Mignolo. Mignolo rimane sotto misura. L'unica buona notizia è aver avvicinato la palla di Gomez alla sponda, dandogli un po' più di problematica esecutiva. Gomez questo giro lo centra perfettamente, vediamo quanto realizza. 10 punti Gomez, capolavoro, guarda che difesa, anche aiutato dalla posizione del pallino. Forse al passaggio, Gianluca, forse al passaggio, vediamo. Capolavoro di Gomez al momento giusto, mette la freccia più 6 Gomez a meno 18 dal titolo. Sì, almeno per sfilare via, vediamo con lo strato, secondo me ce l'ha. Insomma. Deve, per sfilare via, non, per prendere palla, sfilare via di scarsa. Se la lascia è finita, Se ti parte un grammo, passi lontano dal pallino, è finita, Però, ma se alza un po', è brutta? Se alza un po' è facile rimpallare, Nico. Allora ci arriva da dietro, decide di arrivarci intorno al pallino. Achille! Mamma, che fenomeno! Ha preso un atomo di rimpallo, ha preso un atomo di rimpallo Mignolo. Ma che parabola ha tirato fuori. Mamma mia, gliela stava per fare questa, Rivediamo la replay proprio da questa telecamera. Guarda, ha preso un grammo di... Era attaccata parecchio. Sì, ho capito. Ma se gli parte un po' più forte, secondo me si staccano. Ah sì, ci sta. È libero, Però se ti parte più forte non giri. Poi paraboli domani. Prendi pallino. Va di calcio Gomez, credo.
Gomez fa la cosa difficile, anzi in questo caso forse non è troppo difficile. Sì, qualcosa vede per il passaggio. Per il passaggio, non penso che non tirerà mica lo sfascio qui. Qualcosa c'ha in mente di tirare. Questa tira lo sfaccio. O tira lo striscione. Ma guarda, questo ha tirato lo striscione. Però non si salverà perché ha guadagnato il centro del tavolo con la biglia avversaria. 4 punti. Però uno sfaccio da dover portare necessariamente di prima dentro al castello per Gomez. Sì. Questo come ce lo porti? Senza effetto di tre corsi a incrociare? Di porzione. Devi sperare di scambiare, puoi anche rimpallare. Se no, 3-2-5, poi staremo a vedere, mi metto a 47. Era difficile. Sì. E tutto sta a vedere come terminano le biglie qua. Vediamo dov'è la stellina. Mamma mia ragazzi, ci fate soffrire fino in fondo. Abbiamo finito anche l'acqua. Quello è il dramma. Quello è il dramma. C'ho la lingua felpata alla fantozza. Dovrebbe essere impostata per l'angolo di seconda a ingaruffare. No. Cosa tiri? Lo tira di prima, col pallino da qua. Ce l'ha? Secondo me sì, esatto. Ah, la vedeva di prima. 10 punti. Fa 10 mignolo, però questa la vede Gomez, eh? Non credo. Tanto? Tanto la vede? Secondo me sì. Sì, non è arrivata, pensavo. Sì, la vede. Pensavo gli facesse più ombra, ti dico, da questa porzione. La doveva scarseggiare leggermente verso l'interno. Gomez batte a 45. In teoria c'è 16 anche. Sì. Attenzione! Mamma mia, che tragedia sarebbe stata per Gomez. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, qui ci vuole il defibrillatore davvero. Ma guardate, ragazzi, voi mi state facendo perdere degli anni di vita. Mamma mia. Mamma mia, Gianluca. Ma sì, poi sarebbe. Era attaccata a sponda, l'ha ricalciata. Sarebbe stata sfortuna. No, sarebbe stato un dramma totale. Cioè. Come se per dei momenti è andato in apnea. Sì. Come tutti, credo. Anche chi ti fava mignolo, secondo me, è andato in apnea. Qui la chiusura sarebbe... No, il 10 di misura e la tribuna la troviamo, cioè noi dobbiamo reggerci ai soffitti. 3 di calcio per Mignolo, Gomez a 59. Il 10. Me la guardo in piedi, Sosho. No, io non ce la fa a guardarla in piedi, sono emozionato. Sponde di calcio per Mignolo. Stretto. 4 punti. E qui se tocca Bidia, Gomez di Candela. Mamma mia. Diventa campione italiano dei nazionali.
Questa non scappa più. E c'è, e Gomez è il nuovo campione dei nazionali. Una rimonta strepitosa da parte di Camilo Gomez. Dov'è Valeria? Dov'è Valeria? Una super partita di Camilo Gomez, una grande partita di Mignolo. Che finale, ragazzi, che finale. Mamma mia, dal 3-0 al 4-3. E non ci crede Camilo Gomez, giustamente, perché ha fatto un'impresa veramente da manicomio. Camilo Gomez, bravissimi ragazzi, che partita avete fatto. Ed eccola qua inquadrata Valeria, che sicuramente ha vissuto con un po' di stato di agitazione questa finale. È stata bella davvero, ci siamo divertiti. Qui è un piacere per chi ha vinto, un peccato per chi ha perso, perché qua sarebbe stata davvero una di quelle finali a cui scrivere X. Però il campione italiano ancora una volta dei nazionali è questo signore poco più che trentenne, che nel 2018 al Palavela di Torino si era già levato questa soddisfazione. L'altra volta il finalista era Francesco Auletta. Intanto riceve i complimenti, intanto Nicola sta cercando di arrivare in postazione di intervista, dribblando un po' di gente, tantissimi gli spettatori. Ed eccolo qua il bacio con Valeria. Valeria emozionatissima. Riceve i complimenti. Questo, se non sbaglio, mi sembrava un atleta, Giovanni Susca del Lussemburgo. Non vorrei sbagliare. Se non è lui, è un sosia. Mi sa che avremo una sorpresa, mi sembra che hanno... Nicola ha chiesto a Valeria di venire sul set per l'intervista, comincerà il secondo classificato. Eccola Valeria che si sta avvicinando. E intanto partiamo da Achille Mignolo, a te Nicola. Allora, sono qui sul tavolo di gara con lo sconfitto solo sulla carta, perché ha fatto una partita strepitosa e secondo me il pubblico gli deve dedicare un grande applauso. Che dire Achille, sei arrivato praticamente a due punti dal titolo. Questo biliardo, mi ha detto Giovanni Triunfo mentre uscivo, l'ha inventato il diavolo. Sì, ho cercato sempre di mantenere la calma, stavo giocando bene. 3-0 il quarto set, ho cercato sempre di rinunciare senza essere superficiale a qualsiasi tiro, sempre rinunciare e giocare come si deve. Poi c'è la fortuna e sfortuna. Purtroppo Camillo era un po', le prime tre partite diciamo non prendeva bene, la quarta partita ha messo un po' di impegno in più e gli ha dato ragione. Anche fortuna, però ci sta, ha giocato bene, dopo si è ripresa alla grande. Poi la bella, diciamo che sono stato un po' sfortunato a 2-3 tiri, la quarta partita sono stato fortunato, quindi uno vale l'altra, però alla fine vince sempre chi gioca meglio. Comunque sicuramente Fabian, vediamo se la ritrova, la rivedranno i nostri amici in diretta. Abbiamo visto una super chiusura da 16 quando ti mancavano 11 punti, lì veramente hai fatto il tiro più bello di questa manifestazione, almeno quello te lo porti a casa. E per te questo San Venzano comunque non finisce, domani hai una sfida che solo immaginare di giocarla era un sogno per te, quindi questa sconfitta sicuramente non ti deve abbassare
battere, anzi secondo me ti deve dare ancora più forza per combattere al meglio ancora, perché non è finita. La prendo come un punto di inizio. Il terzo set mi sentivo di farlo quel tiro, mi sentivo bene, ho cercato di stare preciso sul tiro e il super tiro mi ha dato ragione, 16 punti, quindi niente, poi alla fine Camilo ha giocato bene, ho cercato sempre di stare calmo, però dopo il quarto set è cambiato quasi tutto, giocando bene lui, è andata così. Non posso... Comunque in bocca al lupo per domani, la tua rimane lo stesso, ancora una stagione meravigliosa che ancora non è finita, e quindi goditi un'altra volta l'applauso di tutto il pubblico presente. Ed eccomi qua con il nuovo campione italiano della categoria dei nazionali. Per te questo titolo non è la prima volta, ci eri riuscito a Torino. A Torino aveva una valenza doppia, anche quella di entrare nei professionisti. Questo l'hai giocato con un po' meno pressione, perché la categoria dei professionisti l'avevi già acquisita. Però quella volta accanto a te c'era una persona importante e oggi in qualche modo accanto a te c'è stata. Sì, quest'annata era tanto che non parlavo di papà in delle interviste, perché cerco sempre di evitare, perché me lo ricordate voi e tutti i suoi amici in tutti i momenti, quindi io non lo faccio. Però quest'annata gliela dedico. Quest'annata gliela voglio dedicare a lui, perché l'ultimo anno che ho giocato un bel biliardo come quest'anno era quando avevo lui a fianco, quindi tornare a farlo senza di lui per me è un grande orgoglio, perché ho avuto 2 anni in cui mi ero completamente perso, questa è la verità. E il bello è che oggi lo faccio, non c'è più lui, ma c'è mia moglie Antonia, che è sempre con me, la vedete, ormai si sta appassionando, e questa cosa mi fa piacere perché non è semplice. E in più c'ho degli amici di papà e miei che sono sempre con me, e questo mi piace perché mi fa ricordare, mi fa capire che lui è sempre qui. E in più volevo chiamare Antonia per dirlo noi ufficialmente, ci tenevo. Ed ecco Antonia che con il campanello degli angeli ci dà un piccolo indizio. Che purtroppo lei papà non l'ha conosciuto, quindi l'ha conosciuto grazie a tutti i racconti, a tutto quello che sente sempre su di lui. E quindi oggi il fatto che aspetta un bambino, aspettiamo. Non l'ho fatto. Che porterà il suo nome, penso che sia... per me è un'emozione incredibile, ma penso per tutti. Assolutamente sì, allora prendo anche due parole a Antonia, anche se è emozionatissima. Quanto hai sofferto in questa partita? Tantissimo, come sempre, insomma. Però diciamo che mi hanno insegnato che se non si soffre non si vince, quindi diciamo che questa frase la porto sempre dentro, quindi sono un po', mi sto abituando. Ragazzi, complimenti a Camillo, complimenti a entrambi. Daremo il benvenuto al più presto, quando sarà giustamente il tempo, al nuovo Nestor Osvaldo Gomez. E quindi una grande chiusura per un grande pubblico, grande Gomez, grazie a tutti, e lascio a te l'onore della chiusura. Nasci, se già non ti sei troppo emozionato. Tanto, tanto mi sono emozionato, perché è una meraviglia questa immagine, è bello, è un inno alla vita. E a coronare una splendida partita, la storia d'amore di questi ragazzi, un bambino che arriva, ripeto, un inno alla vita. E sono contento che tanti degli spettatori che erano collegati per vedere questa finale siano rimasti. Sinceramente sto facendo fatica a finire la telecronaca,
E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do l'appuntamento a domani nel pomeriggio sulla Rai alle ore 14 potrete seguire la semifinale tra Achille Mignolo ed Andrea Quarta e poi daremo il giusto spazio anche al biliardo paralimpico. Ancora 2 giorni qui nella splendida cornice della Valle d'Aosta, in questa chicca che è San Vincent, capitale del biliardo, per qualche giorno all'anno sicuramente. E allora buonanotte da tutta la troupe di Billiard Channel, a domani.